Perfetto. Buonasera a tutti, ma io non mi vedo. Aspetta un Ah sì, secondo. adesso sì, adesso lo Ok, condividete va bene. ragazzi. Condividete che facciamo uno share screen. Eccolo qua, ci siamo. Buonasera a tutti. Ma ci siamo. Io non lo vedo. Neanche io Sì, lo c'è vedo. Filippo, buonasera a tutti. Un attimo solo, ecco qua. Scusate la tarda ora perché abbiamo avuto dei problemi con il programma per la connessione. Spero che adesso mi vediate tutti e ci sentite tutti. Buonasera a tutti quanti voi. Ringrazio questa sera i nostri grandi relatori, oltre che moderatori del gruppo Fisioterapia e Riabilitazione. Stiamo aspettando il quinto relatore che è Marco Mosorofitti, nonché l'amministratore del gruppo che sta facendo addormentare la piccola, perché siamo anche noi esseri umani e facciamo anche le nostre attività come padri, mariti e lavoratori. Bene, stasera tratteremo un argomento che diciamo di difficile esemplificazione, c'è tanto, 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 tanto da dire. Abbiamo qui con noi il grande Filippo Gagliazzo. Buonasera, mon ami. Bonsoir. Il grande, buono, gigante Gigi Pianese. Buonasera. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Come sempre, sono felicissimo di poter dare il mio contributo e grazie ancora. E ringraziamo anche il mitico, Ed Sullivan Showman, che è il nostro Giampiero Mainardi. Grazie, grazie mille Doc, grazie a tutti come sempre, è sempre un piacere essere qua con voi a condividere le proprie esperienze. Perfetto. Allora, oggi parleremo della lombalgia, della lombosciatalgia, da preferenzialmente quello che viene ad essere definito come elemento di disturbo la radicolopatia. Ragazzi, vi faccio un attimo un briefing semplice. Dal punto di vista diagnostico, dal punto di vista valutativo, dal punto di vista terapeutico, è importante sempre fare una diagnosi. La diagnosi clinica che deve essere quanto più accurata e quanto più certa possibile, perché in base a una diagnosi corretta avremo sicuramente un ottimo risultato dal punto di vista terapeutico. E l'importanza della collaborazione del medico con il terapeuta, del fisiatra con il fisioterapista o chi si occupa in ambito terapeutico sanitario di riabilitazione in generale è fondamentale, proprio perché la patologia stessa, la malattia stessa, oltre che nella valutazione iniziale può essere modificabile, si può modificare anche durante il trattamento. Come ben sapete, è fondamentale la diagnostica differenziale ed è fondamentale conoscere quindi quali sono le yellow flag, le red flag e soprattutto cercare di evitare subito
di fare dei trattamenti che potrebbero essere di nocumento, perché come sappiamo perfettamente in ambito terapeutico, primum movens non nocere. Questo penso che siamo tutti quanti d'accordo. Io partirei con la presentazione, ragazzi, voi sapete che normalmente sono un po' prolisso, però cercherò di essere quanto più sintetico possibile. Questa presentazione l'ho preparata poco tempo fa, adesso la rifaccio, io farò una presentazione, aspettate un secondo perché non so se si vede, un secondo solo, aspettate un attimo, non so cosa c'è stasera, però è il bello della diretta, è il bello della diretta, voglio vedere F5 perché non mi va indietro. Va bene, allora facciamo così come facevamo sempre, come abbiamo fatto prima, esco un attimo da qui, apro un secondo la diapositiva. Eccola qua. Un secondo solo, ragazzi, sono da voi. Potrei parlare tranquillamente a braccio, però vi voglio lasciare qualcosa in modo tale da farvi avere anche qualcosa di concreto, come dice il buon Filippo. Meglio avere qualcosa di concreto. Allora, riuscite a vederla, ragazzi? Si vede bene? Okay. Allora, parliamo della lombosciatalgia, però è importante iniziare con la definizione di lombalgia. Quello che molte volte io leggo sulle praticamente sulle ricette di alcuni miei colleghi, che io anche come fisiata di un centro di riabilitazione vedo molti pazienti che già sono stati visitati, io li devo ricontrollare, vedo scritto molte volte lombalgia, lomboscialgia, lombocruralgia. Bene, vorrei metterlo per inteso che il termine algia non indica una patologia, indica un sintomo. Quindi tutto ciò che ha come suffisso algia indica una presenza di una sintomatologia nel caso di specie. Quindi lombalgia è un dolore, è un sintomo, cosa differente dal segno. Il sintomo è quello che mi riferisce il paziente, il segno è ciò che noi riusciamo a vedere. Quindi la lombalgia, come la lomboscialgia, come la lombocruralgia, lombocruralgia, non è una diagnosi clinica, ma è un semplice sintomo. Bisogna capire quale sia la causa e da che causa, quale causa ha determinato questa sintomatologia. Non ho voluto mettere le classiche cause perché sono le trovate semplicemente ovunque, voglio solo farvi posare un po' gli occhi su determinate cose. Molte volte noi ci dimentichiamo che l'insidia possa essere dietro l'angolo. Una lombalgia, una lombosciatalgia potrebbe essere creata da una dissecazione dell'aorta addominale, una frattura vertebrale con una lesione mielica, un lipoma vertebrale e tantissime altre. Pensate che causa di lombosciatalgia superano tranquillamente le 800 cause e in più. Quindi la cosa importante è la valutazione clinica, la diagnosi e il livello lesionale, valutare bene prima di mettere le mani addosso a un paziente. Bene, qual è la stragrande maggioranza delle cause, cioè qual è la causa maggiore, preponderante in ambito lombare che è più presente e dà più questa sintomatologia? Sono le ernie del disco lombare. Inutile che vi vado a fare la descrizione della radice anteriore motoria, radice posteriore sensitiva, il nucleo, come è costituito, l'estrusione, la protusione, il prolasso e così via. Questo penso che possiamo andare avanti. Quello che vorrei anzi che vi rimanesse un po' più di concreto è cosa si fa dal punto di vista dell'esame obiettivo clinico neurologico. Innanzitutto l'anamnesi. Questa è una diapositiva che ci tengo molto. Perché è importante l'approccio multidisciplinare? Perché è importante l'approccio biopsicosociale? Perché è importante che l'equipe si parli di quando anche l'equipe di minima, fatta dal fisiatra, dal fisioterapista, dalla valutazione, dai farmaci, perché questi pazienti hanno necessità di aiuto, il bisogno di aiuto, ragazzi. È una cosa fondamentale. Quando un paziente, che poi ha una lombalgia acuta, subacuta o cronica, ha necessità dell'angelo, viene visto il terapeuta, il medico, come l'angelo che lo solleverà dallo fuoco. E perché è importante che non si speculi su questa cosa? Perché non si diventa più in questo caso professionisti sanitari ma malfattori. Quindi cercare di capire, cercare di aiutare, entrare anche nella psiche della paziente del paziente e soprattutto quando telefono non mandarli a quel palese ma cercare di convincerli a stare meglio, a stimolare e anche ad aderire ancora di più
alla terapia, perché la stragrande maggioranza dell'effetto terapeutico è quando il paziente ha un'aderenza totale terapeutica. Ricordatevi sempre questo. Vabbè, qui sappiamo quali sono le attività di vita, non vi voglio dire questo, voglio andare avanti perché poi vi voglio parlare dal punto di vista terapeutico, una delle terapie che propongo e che faccio, che è l'ozonoterapia. Questa è una bella definizione. Che cos'è la radicolopatia? La radicolopatia è una condizione patologica che interessa le radici dei nervi spinali e i loro prolungamenti, con conseguente coinvolgimento delle funzioni motorie e sensitive dell'organismo. Quindi, quando abbiamo un'alterazione motoria, quando abbiamo un'alterazione sensitiva, dovuta a che cosa? A una condizione patologica a livello della radice. Voi sapete perfettamente radice anteriore motoria e radice posteriore sensitiva. Qui potete vedere una classificazione del livello neurologico, del livello lesionale, cioè la sciatalgia, ovvero percorrenza del sintomo attraverso tutta la diramazione del nervo sciatico. La cruralgia quando invece è a livello crurale. Quali sono i livelli lesionali che vengono ad essere valutati? Quali sono i test che noi facciamo in ambito valutativo, dalla NRS, la VAS, lo Schober test, facciamo il test di Laseg, Wasserman, il segno di Delite, la Dipallé, il segno del Neri, andiamo a fare la valutazione, qui ci sono alcune immagini che vi fanno vedere come facciamo noi i test, nel caso di specie il test di flessione, il test di Schubert che si fa attraverso praticamente un nastro metrico che va a valutare la escursione articolare delle rachide lombare, il Wasserman nel caso di specie, il riflesso achilleo, riflesso medio plantare per vedere il livello lesionale dove noi andiamo a pensare, attenzione, perché quando noi facciamo una valutazione del genere noi non facciamo una diagnosi, noi facciamo un'ipotesi diagnostica. L'ipotesi diagnostica che deve poi essere sempre valorata da un esame clinico strumentale. Qui potete vedere anche il nastro metrico. Pensate che la stragrande maggioranza dei soggetti che soffrono di lombosciatalgia monolaterale vanno incontro a un processo di ipotrofia. Ipotrofia intesa come riduzione della quantità idrica a livello muscolare di acqua proprio, quantità idrica, cioè perché il muscolo, il trofo, strofismo, no? È quello che si può misurare con un nastro metrico ed è visibile anche ispettivamente, cosa che non è il tono, che è la tensione residua del muscolo e si valuta tramite l'operatore durante un movimento stesso. Infatti noi possiamo fare anche la valutazione nastrimetrica, centrimetrica del quadricipite, nel caso di specie di una sciatalgia, a vedere che c'è una differenza sostanziale, però bisogna sempre stare attenti in comparativa perché potrebbe essere un arto dominante, quindi un soggetto dissimile. Quindi ci sono tutte, tantissime valutazioni. E perdonatemi se vorrei tutto quello che facciamo normalmente durante l'attività lavorativa. Una cosa importante, il dolore può essere localizzato e può essere irradiato, ne ho parlato già prima, può essere neuropatico non discriminato, quindi in tutta la diramazione dello sciatico, non è ben definibile, oppure quando c'è una lesione in quel livello possiamo avere anche un dolore nocicettivo proprio per la presenza del dolore ben determinato. Dal punto di vista strutturale bisogna comunque differenziare tra dolore neuropatico e dolore nocicettivo, però attenzione, questo si fa solo come divisione didascalica, come divisione scolastica, ma non c'è una vera e propria differenza, e questo ne parlammo anche l'altra volta quando facevamo il webinar sul dolore. I sintomi associati, parestesie, disestesie, anestesie periferiche e così via. Una cosa importante è valutare lo stato di irritazione della compressione o dell'interruzione. Ragazzi, attenzione, perché è importante questo? Quando un paziente si presenta da voi e che ha dolore, parestesie o iperreflessie, ci troviamo nel primo stadio, quindi c'è qualche problema e si può risolvere ancora in breve tempo. Secondo stadio, sindrome da compressione, già inizia la sensibilità e l'attività motoria ad essere deficitaria. Quando c'è un'interruzione con degenerazione valeriana, andiamo incontro a una sciatica paralizzante. In quel caso il ricovero è immediato e bisogna stare molto attenti. Bene, che tipo di terapia nel caso di specie io propongo? Attenzione, io non è che propongo solo l'ozonoterapia, io propongo quando faccio una valutazione, quando faccio una diagnosi, la faccio sempre con il fisioterapista, cerco praticamente nel caso di specie di concordare con lui anche l'approccio terapeutico proprio per capire insieme come poter affrontare, casomai se durante il trattamento stesso ci sono delle problematiche, lui stesso mi contatta, lei stessa mi contatta dicendo guarda doc che c'è questa situazione, che ne pensi se valutiamo questa cosa? È bellissima la collaborazione, perché ragazzi ricordatevi che in 20 minuti, mezz'ora di valutazione che possiamo fare noi medici e dobbiamo cercare di dare una diagnosi nel più breve tempo possibile, di
certezza e correttezza, non abbiamo tutto il tempo che passa il fisioterapista a contatto con il paziente stesso, che oltre ad essere diventato una parte integrante della sua vita, perché voi si diventate proprio empatici, mentre noi abbiamo una sorta sempre di distacco, voi come fisioterapisti avete la fortuna di avere il contatto giornaliero. Il contatto quotidiano è fondamentale perché il paziente si apre, inizia anche a piangere, diventa un unicum con te e quindi è bellissimo perché si crea veramente quel rapporto terapeuta-paziente. Terapeuta, non inteso come trattare, ma curare, prendersi cura. E prendersi cura è un sinonimo anche di amare. Quindi io credo che il terapeuta, chi fa terapia, ama quello che fa e ama il trattamento, cioè ama durante il trattamento che sta effettuando. L'ozono che cos'è? Non voglio parlarvi della storia o quant'altro, vi voglio solo dire, semplicemente cercando di schematizzare e nel caso di specie capire che effetto può avere. Noi sappiamo normalmente che l'ossigeno è costituito, la molecola di ossigeno è costituita da due atomi, O2 infatti in natura è presente. Ed è bello in equilibrio sapere i fatti suoi. Immaginate che noi andiamo a far sommare un altro atomo di ossigeno a quei due che ci stanno per i fatti loro. Perfetto. Questa molecola, da che è stabile, diventa instabile. E pensate, una volta che penetra all'interno dell'organismo, questa molecola, una molecola di ossigeno, un atomo di ossigeno si stacca, questo atomo di ossigeno crea tutto l'effetto benefico. Volete sapere qual è l'effetto benefico dell'ossigeno? Questo che è presente anche a livello delle linee guida ministeriali della SIOT, Società Italiana di Ossigeno Ozono Terapia, ha un effetto neangiogenizzante, idrofobico. Idrofobico, cioè che cosa significa? Che spiazza l'acqua. E dov'è che è presente l'acqua? L'acqua è presente soprattutto quando c'è un eccesso infiammatorio, perché non ci dimentichiamo che il nostro organismo è costituito dal 67-70% di liquidi, i liquidi costituiti prevalentemente da H2O. E quindi che cosa fa? Essicca. Vi faccio un esempio banale. Voi quando volete mantenere una salsiccia che comprate dal macellaio, la salsiccia cosa fate? La mettete sotto vuoto, quindi senza avere il contatto con l'ossigeno. Invece per farla essiccare, per farla diventare dura, cosa fate? La mettete all'esterno. E che cosa determina questo essiccamento? L'essiccamento è determinato dall'ossigeno. E sapete quando è che si essicca di più? Sapete quando in natura c'è questo processo di essiccamento fisiologico? Quando ci sono delle scariche di fulmini nell'acqua del mare. E poi sappiate che quando noi ci tagliamo e andiamo nell'acqua del mare, l'acqua del mare sì per la presenza di sali, ma l'acqua del mare sapete perché disinfetta? Oddio, l'acqua del mare di 60 anni fa disinfettava, adesso dobbiamo stare un po' attentini. Disinfetta perché? Perché le scariche elettriche, i fulmini vanno nel mare e quindi l'acqua del mare è ozonizzata. Perciò se essicca, cioè al di fuori del sale che ha un fenomeno di disidratazione, però c'è l'acqua che è anche ozonizzata, quindi è neoangiogenetico, antimicrobico, antifungino e antiedemigeno, perché abbiamo detto che essicca. Come viene fatto nel caso di specie di una discopatia? Nel caso di specie di una discopatia si fanno dalla media di 10, 12, 14 sedute a cadenza mono settimanale, che ci sono varie tecniche, la paravertebrale, l'intramuscolare o l'intradiscale, io preferisco la paravertebrale. Si fa un esame diagnostico prima, una valutazione diagnostica prima, dove andiamo a vedere la radicolopatia, il conflitto radicolare, la discopatia, che quello che c'è a livello clinico, e assieme all'ozono, attenzione, non è che si fa l'ozono e basta, si fa il percorso terapeutico che viene ad essere effettuato nel caso di specie dal terapeuta. Ragazzi, perdonatemi che sono stato così veloce, spero di essere stato esaustivo e ricordo sempre che manu sapiens potens est. Grazie a voi, spero che vi sia, sono stato veramente, ragazzi, vi chiedo scusa che ho detto tante cose, ma spero di essere stato esaustivo. Assolutamente. Se ci sono domande poi dopo le risponderemo. Bene, allora Filippo. Io trovo, Enrico Maria, trovo che sei stato molto bene perché in poco tempo hai dato tante informazioni, soprattutto siamo professionisti, dunque
è ovvio che un professionista non ha bisogno che gli raccontiamo le cose che... Diciamo che la parte interessante anche era anche la diagnosi differenziale e soprattutto sì, l'ossigenosonoterapia, spiegare anche il perché. Perché sembra una cosa miracolosa. Diciamo che è un trattamento sintomatico e sì, penso che io cercherò di parlare un po' di eziologia posturale, significa il paziente quando ha visto il fisiatra. Sì. O che ha già fatto tante cure e che arriva in suo studio. Questo penso che sarà l'approccio osteopatico e posturale. È ovvio che dobbiamo sapere che all'inizio ci vuole sempre una visita medica. Io dico a tutti i colleghi, attenti, attenti, attenti. Perché a volte quando il paziente ti fa fiducia e ti conosce, ha tendenza a venire da te. Io vedo tante pazienti che mi chiamano, è ovvio che le ricevo e utilizzo le test che tu ci hai fatto vedere. E dunque è un approccio sintomatico, perché giustamente a escludere. E quando abbiamo un piccolo dubbio, credo che dobbiamo assolutamente collaborare con l'ortopedico, il fisiatra. Questo è fondamentale. Io sono pronto quanto pensi che... Io stavo aspettando te, Filippo. Io penso... Guarda che io sono qua. Si vede? Adesso si vede... Allora, ottimo. Ottimo. Grazie mille. Allora, questa relazione devo dire che l'abbiamo fatto... a due persone. No, no, andiamo un po' indietro, che vorrei ringraziare una persona. Andiamo indietro. Indietro, per favore. Voilà, volevo ringraziare Giovanna Stengile perché abbiamo fatto tutto questo a distanza. Sulla mia indicazione ha fatto queste slide che sono ispirati dalle mie slide del nostro corso top. E come lei segue la nostra formazione, ha fatto il master, diciamo... E devo riconoscere che esteticamente ha fatto qualcosa che io stimo, molto carino. Andiamo avanti. Dunque, noi dobbiamo pensare che siamo il prodotto di una filogenesi, dell'evoluzione dell'essere umano e anche della nostra evoluzione quando siamo arrivati sulla Terra, l'ontogenesi, e quando vediamo le curve vertebrali, vediamo che queste curve vertebrali non è che esistano per caso e non possiamo isolare la zona lombare, la zona dorsale, cervicale e anche delle spalle, della testa, del bacino, dei piedi. E questo credo che adesso c'è una grande consapevolezza di tutto questo. All'epoca avevamo pochi elementi, abbiamo Capengi che tutti hanno criticato ma tutti l'hanno molto fotocopiata, perché la colonna vertebrale in generale deve obbedire a due aspetti contraddittori. Apparentemente. Uno, la rigidità, che più, se vogliamo, la stabilità, la mobilità e l'elasticità. Le prime indici che abbiamo avuto sono quelle del MAS. Del MAS, tutti l'hanno conosciuto a livello dei lavori di Capengi, che più o meno faceva vedere che questa colonna vertebrale poteva essere o statica, e dunque con una diminuzione delle curve, o molto dinamica. E questi erano i primi lavori. Questa formula N potenza 2 più 1, credo che tutti noi la conosciamo, giustifica le curve vertebrali, lombare, dorsale, cervicale, senza dimenticare l'osso sacro, perché classicamente si parla di tre curve, potenza 2 più 1 fanno 10, infatti con il sacro 4 potenza 2 più 1 fanno 17, dunque una più grande resistenza. Poi il nostro essere umano, noi siamo anche sottomesso, lo vediamo sulla destra, anche a delle posizioni di lavoro, di computer, che effettivamente possono essere la fonte di tante problematiche, di lombalgia, di cervicalgia e di lombosciatalgia. Andiamo avanti. La cosa che tutti sanno, ma è importante di partire dalle basi, perché non è che ci siamo costruiti da soli, ci siamo costruiti grazie ai travaux in francese, che sulla fisiologia e la biomeccanica, non dimenticare le relazioni organiche
è molto importante la relazione tra la colonna vertebrale e il sistema viscerale e le relazioni viscero-somatiche, perché è importante anche lì di vedere l'origine del problema. E noi vediamo a volte delle problematiche viscero-somatiche che possono provocare, quando compensi, delle lombosciatalgie. Altre cose che non dobbiamo assolutamente fare come errore, e credo che pochi fisioterapisti lo fanno, paradossalmente molti medici lo fanno. Io ricevo molto spesso delle prescrizioni o pazienti che vengono dove è scritto sciatica, allora che non è assolutamente una lombosciatalgia, ma una cruralgia, il nervo femorale, e sappiamo che il livello del nervo femorale non è lo stesso che il nervo sciatico. Non cambia niente nel mio trattamento, è ovvio, ma sono dei piccoli errori di diagnosi. Andiamo avanti. Possiamo andare avanti, se possibile. Grazie. Dunque, abbiamo tutta una classificazione delle lombalgie di origine meccaniche, di origine viscerale, l'ho detto, secondaria. Bisogna vedere secondaria a che cosa. Perché se la lombalgia può essere secondaria a un tumore, a una frattura, eccetera, eccetera. E le psicosomatiche, che stanno in aumento. Perché adesso sappiamo, grazie alla visione, diciamo, psicosociale, sappiamo che dalla visione biopsicosociale sappiamo che anche l'environmento è molto importante. Io ultimamente vedo molte persone che hanno delle lombosciatalgie dove c'è una forte componente psicosomatica grazie ai test che vi spiegherò dopo. Dunque, per me, diciamo, che si occupa di posturologia, non mi fermo, non mi sottofermo troppo sul dolore neuropatico, nocicettivo, o a specifico, perché cerco un'esiologia e cercando un'esiologia la cerco a volte a distanza e a volte trovo un'esiologia di tipo, per esempio, dell'apparato stomatognatico o una cicatrice che disturba il sistema posturale e che via di conseguenza va a provocare degli atteggiamenti della colonna vertebrale in side bending rotation e la persona facendo un gesto, diciamo, un po' esagerato scatena una lombosciatalgia. Non basta curare la zona lombare, bisogna andare un po' in monte. Andiamo avanti. Altra nozione che è molto importante, abbiamo visto, diciamo, la storia della biomeccanica attraverso KPNG, ma alla fine degli anni 90, inizio degli anni 2000, grazie anche a Myers, sappiamo che il nostro corpo funziona con dei principi di strutture di tensegrità. E dunque abbiamo dei tiranti che sono abbastanza solidi come l'osso, ma che hanno una certa elasticità e un sistema osteo-neuromiofasciale. È molto importante la parola neuro, perché tutto questo è pilotato dal sistema nervoso, che permettono al corpo di funzionare in tre dimensioni, dove tutto è collegato attraverso il tessuto connettivale, che è un tessuto tensile. La cosa che è molto importante e che ha aggiunto ultimamente un collega nostro che si chiama Bruno Bordoni è che la fascia è fatta anche del 70% al 90% di acqua. Il cervello, per esempio, bagna all'interno del 90% dei liquidi. E dunque è molto importante di pensare anche alla fascia integrità. Questi sono gli ultimi, diciamo, lavori che possono far capire come muovendo una parte della fascia possiamo provocare a distanza delle compensi. Andiamo avanti. Grazie. Andiamo avanti. Dunque, quando non siamo davanti a un paziente e chi si occupa di osteopatia e di posturologia, ma anche penso a un fisioterapista che vede un po' il paziente nella sua globalità, sappiamo che a volte le piccole modifiche possono provocare delle grandi conseguenze. E questo lo sappiamo grazie a Lorenz, che diceva che il battito delle ali di una farfalla in Brasile può scatenare un uragano in Texas. Questo è della meteorologia. Ma a livello del corpo umano è così. E la tensegrità ce lo spiega. Ma anche la nozione delle catene miofasciali del corpo. E quando abbiamo un paziente che può avere una lombosciatalgia o un problema del dolore del piede e del ginocchio, dobbiamo osservarlo nella globalità, nelle tre dimensioni dello spazio. Andiamo avanti.
E dunque, qualche anno fa, ahimè più di 25 anni fa, ho messo insieme tutto quello che sapevo, il poco che sapevo dell'osteopatia e della posturologia, creando una metodologia che ho chiamato terapia osteopatico-posturale. L'osteopatia, come molti lo sanno, studia la mobilità dei diversi tessuti del corpo, anche dei micro movimenti, le articolazioni, le fasce, le visceri, eccetera, eccetera. L'osteopatia non è solo quello, ma diciamo che solo piano biomeccanico, la mia definizione basta. In posturologia noi guardiamo il corpo dentro lo spazio, in tre dimensioni, ma anche nel tempo, in dinamica. È là che capiamo come una persona può soffrire attraverso il gioco delle catene miofasciali, ma non solo. Davanti a un paziente che si presenta al nostro studio, che ha un problema d'appoggio dei piedi, che ha un problema di masticazione, che ha una lombosciatalgia, con una cicatrice d'appendicite, che ha avuto un trauma, queste cose sono veramente banali. Chi di noi non ha avuto un trauma, un colpo di flusso, una caduta sullo suo sacro, senza andare troppo indietro? Da dove inizio? Come dico spesso, a volte una persona che sta all'inizio della posturologia può sentirsi molto in difficoltà. A questo punto ci aiuta l'anamnesi, questo è ovvio, ma soprattutto l'esame del paziente. L'esame di questi recettori che noi chiamiamo la bocca, l'occhio, l'orecchio interno, i piedi, la colonna vertebrale, ma soprattutto lo che fa la differenza sono i test neuroposturali. Penso principalmente al test dell'Amani, che non sono qua a spiegare perché altrimenti mi prendo tutta la serata per me, o il test delle indici che già ci dicono che recettori hanno dei problemi. Perché non è perché hai un problema d'appoggio dei piedi che devi portare delle solette. Non è perché hai un problema di masticazione o che trovi che la masticazione non è simmetrica che devi correggerla. Per questo devi interrogare il corpo. E grazie a Dio la posturologia ci insegna dei test che ci permettono di fare una discriminazione e anche a volte abbastanza veloce. Il test del rotatore, che ho avuto già l'occasione diverse volte di parlare in diversi webinar, è un test che per me è molto interessante, ma non è l'unico test. Possiamo utilizzare dei test di kinesiologia applicata, il test vascolare automatic segnale che ci danno anche tante informazioni. E alla fine di tutta questa visita possiamo conoscere l'eziologia. È quello che mi interessa, perché altrimenti so che se non conosco l'eziologia o le diverse concause, il problema nascerà di nuovo. O altrimenti sarà spostato da un'altra parte. Prima di conoscere tutto questo, spesso curavo la zona lombare. Vi assicuro, e dovete credermi, che mi è capitato di curare dell'ombosciatalgia senza toccare la zona lombare. E chi lavora in questo campo sa di che cosa sto parlando e che tutto questo è vero. Era un problema a distanza. Come lo dico spesso, se uno ti tira i capelli, dove ti fa male? Alla radice. Che devi fare? Togliere il dito o curare la radice? Ma non è finito, perché io per non soffrire, metterò la mia testa in una certa posizione e so che non soffrirò, compenso. Dopo 5 anni, dolore cervicale. Ma come la colonna vertebrale un tutto, creerò delle compensi. I compensi che vanno fino ai piedi, perché il mio baricentro deve stare dentro il suo gomitolo di qualche centimetro. E magari fra 10 anni vengo per dei problemi lombosacrali, una lombosciatalgia. Io cerco dove sono questi diti invisibili che sono le cause dell'atteggiamento posturale che hanno portato questo paziente a soffrire. Attenti, non sto dicendo che tutte le lombosciatalgie siano d'origine posturale, ma secondo la mia casistica ci sono tanti dove il sistema posturale effettivamente è anche responsabile. Andiamo avanti. Un'altra cosa, velocemente, perché non siamo lì per insegnare, diciamo, la terapia osteopatico-posturale, ma per informare. Syndrome Zermonieux, ho già parlato di questo. Ci sono dei test che ci permettono di sapere se il nostro paziente è dentro i suoi binari o fuori dai binari. Il sindrome
disarmonia e una saturazione neurosensitivo-motoria. Il sistema posturale è saturo e dunque non funziona quasi più. Il paziente lavora con altri sistemi, ma che sono i sistemi che lavorano più con il nostro sistema fasico. E l'abbiamo visto l'altra volta con Giovanna quando abbiamo parlato di fibromialgia. Per una lombocialgia, una persona può essere anche in sindrome disarmonio e questo è una priorità assoluta. E dunque, prima di fare qualcosa, è importante di riportare il nostro paziente in armonia grazie a delle tecniche manuali che effettivamente vi abbiamo illustrate 10 giorni fa, penso, o 2 settimane fa. Andiamo avanti. Cerco di andare un po' veloce perché non voglio rubare tempo ai miei colleghi. Vi presento 2 casi clinici, diciamo, 2 casi veloce veloce. Un uomo a sinistra, 52 anni, viene per una lombocialgia destra, a destra. Alla prima seduta vedo un'eziologia dell'apparato stomatognatico. Lui soffriva da 3 anni a questa parte. Girava l'Italia come una trota perché cercava una risposta. Quando ho trovato questo, ho fatto tutto un insieme di tecniche che chi lavora in questo campo conosce, e quando va via stava già meglio. Ritorna 3 settimane dopo e mi dice, dopo 10 giorni è tornato tutto come prima. Seconda seduta che vedo, sindrome disarmonio collegato a un incidente di macchina, ascoltate bene, in 1982. E lui mi fa, ma scusi, sono solo 3 anni che soffro. Effettivamente prima tutto era, diciamo, compensato del corpo. E io lo chiamo l'effetto social. Ci sarà un certo momento la goccia d'acqua che fa traboccare il vaso. E quando l'ho curato, mi ricordo perfettamente bene, mi chiama 2 ore dopo, stava tornando a Milano, e mi fa, sono da Dio, spero che durerà. Quando è tornato 6 mesi dopo, stava benissimo. Dunque, per dire come una problematica del genere, e lui aveva visto tante, tante pazienti, un'altra persona, una donna di 40 anni, 48 anni, che aveva avuto un'isterectomia e anche la sua storia, ho trovato un'esiologia viscerale. La lombocialgia questa volta era a sinistra e una cicatrice di isterectomia. Quando ho curato questo aspetto, la lombocialgia è sparita. Anche lì lo lascio a vostro appreciamento. Ma la cosa che vi posso dire è che la mia casistica è che molte, molte lombocialgie a sinistra hanno una concausa viscerale o di cicatrice. Chi lavora in questo campo siete invitati a verificare. Io ho una casistica del 75-80% di lombocialgie a sinistra con origine viscerale. E da approfondire. È solo un'osservazione clinica. E attenti, non è un trucco che vi insegno. Andiamo avanti. Come faccio per sapere se una persona che tipo di problema viscerale ha? Perché effettivamente non sono né gastroenterologo. E io utilizzo molto le dermalgie riflesse di Jarico, con chi ho avuto la fortuna di fare la formazione. Effettivamente sono ispirato della riflessoterapia e della reflexologia tedesca, e devo dire che per me sono abbastanza affidabili. Per Jarico, la parte posteriore del corpo indicava delle patologie croniche, la parte anteriore è molto più acute. E dunque molto spesso vado a cercare attraverso delle tecniche di palperoulé, si chiama, che la zona, la dermalgia, e spesso conoscendo la cartografia posso dire al paziente guarda che è un problema a livello della vescica. E spesso devo dire che il paziente, quando ha fatto qualche esame, a volte mi ha confermato che effettivamente aveva qualche problema alla vescica o al fegato, alla cistefele, eccetera. E dunque sono delle cose che a me mi aiutano al quotidiano per fare della diagnosi differenziale, per sapere, in questo caso, a livello del viscere, che è la responsabilità, sia a livello della parte bassa, sia la cistefele, a destra molto spesso le valvole ileocecali, e questo è molto importante, in risonanza con la cistefele. Andiamo avanti. È ovvio che spesso non mi fermo a quello che ho fatto. Lavoro in equipe,
e io ho la fortuna di poter collaborare con un'equipe di fisioterapisti, di scienze motorie, di specialisti ortopedici, fisiatri molto bravi. E ieri c'era Porcellini, con chi abbiamo collaborato con tanti anni, e questo devo dire che veramente ci aiuta tanto. E dunque per me è fondamentale, e passo il mio tempo a spiegare ai pazienti che si devono muovere e devono fare tutto un insieme dei lavori, del mesiere, del sushad, ma si devono muovere. Questo è molto importante. Penso che adesso ho finito, ho cercato di essere il più esaustivo possibile. Grazie. Non dimenticare che, non dobbiamo, che dobbiamo lavorare in equip. Questo è fondamentale. Grazie. Grazie a te Filippo. Ecco, allora, adesso lasciamo la parola a buon Gigi Pianese. Complimenti a Filippo, spettacolare come sempre. Sei una garanzia, cioè sai quando... No, non so se sono una garanzia, credo che tutti noi abbiamo le nostre quotidianità, diciamo, e questo fa parte del mio quotidiano che amo. Adesso sono molto contento di ascoltare i miei colleghi perché voglio imparare tante cose. Va bene, buon lavoro. Sono i tuoi colleghi che hanno da imparare da te, io prima di tutti. Io anche. Amen. Vediamo se parte la slide. Ok, perfetto. Io mi allaccio a quello che diceva il nostro caro Filippo Caiazzo, e di cui praticamente non puoi che condividere il ragionamento, e faccio, mi accodo subito, proprio perché non so se le slide stanno scorrendo sulla diretta, io penso di sì, poi magari me lo confermate voi, perché le sto facendo andare io. Sì, mi sa di sì, perfetto. Stasera parliamo appunto di un particolare tipo di mal di schiena, che sono appunto il mal di schiena da radiculopatia, in particolare diciamo l'argomento della nostra serata. E devo dire che in effetti condivido con Filippo che quelle pure così sono abbastanza rare. Molto spesso le cause si possono trovare e si trovano, si devono trovare pure altrove a distanza, altrimenti il problema non viene risolto. E alcune cause di questo particolare tipo di mal di schiena, di appunto lombalgia da radiculopatia, sono queste, cioè una radice può avere un insulto e quindi andare in sofferenza perché è intrappolata da un'ernia, magari se è recente, o da un problema articolare che vedremo tra un po', da un problema infiammatorio magari autoimmune, oppure magari c'è sta una neoplasia che spinge sulla radice e che quindi genera il dolore e il mal di schiena, per non parlare dell'aneurisma oppure dell'aorta che ha nominato il dottor Mattia all'inizio. Quindi in questo caso sempre fondamentale la diagnosi e poi per avere il giusto tipo di intervento. Nello specifico, parlando proprio di, diciamo, di sofferenza di una radice, quindi di intrappolamento, dobbiamo fare appunto ancora un'ulteriore precisazione, perché questo intrappolamento può essere dovuto sì a qualcosa che spinge, ma non necessariamente magari quello è il fenomeno, come diceva Filippo, a cui dobbiamo... Scusami Luigi, perdonami, ma le diapositive non stanno scorrendo, Sono ferme? Sì, sono ferme alla lombalgia da radiculopatia. E come si fa? Io le vedo che scorrono, come faccio a farle andare avanti? Molto probabilmente, allora, fai lo stop screen, scusami, fai stop screen. Sì, scusa un attimo. Ok, ora vai sul desktop del tuo computer e apri il file normalmente. Allora, un secondo solo che esco dalla... Sì, non ti preoccupare. Ok, io manco mi vedo più. Come non ti vedi? Aspetta che devo allargare... C'ho Franco qua, non vedo più dove fare la condivisione o dove non farla. Vediamo se mi sono perso un pezzo. Aspetta un secondo. Allora, io vedo
Perché non si vedono le tue diapositive, quello è il problema. Ah, eccolo qua. Share, devo interrompere lo share, ho capito bene? Bravo, interrompi lo share, bravissimo. Ok. Allora, adesso vai sul tuo desktop. Sì. E apriti il PowerPoint, sì. E premi F5. Vabbè, tu hai il Mac, fai a presentazione, metti a presentazione. Ok, vediamo se F5 mi fa andare. Command F5. VoiceOver ti dà il benvenuto. VoiceOver legge la descrizione degli elementi sullo schermo e può essere utilizzato per controllare il computer utilizzando solo la tastiera. Se sai come utilizzare VoiceOver, premi adesso il tasto V maiuscola se vuoi. Stop. Ok, ok. Allora, apri il file normalmente sul desktop. Sul desktop. E mettilo in presentazione normale. È in presentazione. Ok, adesso vai su Share Screen. Ok, vado su Share Screen. Perfetto. Prendi il file che hai aperto sul desktop. Sì. Scusatemi. E faccio Share. Bravo. L'avevo fatto pure prima. Ah, mo va, vedi? Vedi che differenza? Ditemi voi. Adesso schermo in te. Perfetto. Mi metto a mute. Buon lavoro. Grazie, grazie tante. Vediamo se cambia la diapositiva. Mi sa che sta filmata o sto fotendo. No, ok, perfetto, sta cambiando. Ottimo. Allora, dicevamo, quindi parlando del... Scusatemi per l'interruzione tecnica, per il disguido tecnico. Parlando appunto di problematiche da intrappolamento, dobbiamo fare delle ulteriori precisazioni. In realtà l'ha introdotto già magistralmente Philip Cagliazzo, questo tipo di discorso, e a me piace sottolinearlo, quindi mi accodo molto volentieri. Qual è il problema di questa immagine? Giustamente non dobbiamo guardare soltanto dal buco della serratura, ma dobbiamo allargare anche la nostra visione. Diciamo che fuori da quella immagine c'è una persona che ha delle caratteristiche anche funzionali. Lui, per esempio, è Alberto, è un impiegato e tra appunto casa e lavoro sta seduto sempre tantissime ore. Quindi probabilmente quel suo problema, anche di tipo radicolare, avrà delle caratteristiche specifiche legate appunto a quella che è la sua attività, a quelle che sono le sue abitudini e a quella che è la sua quotidianità. Sicuramente differente da quelle che sono le abitudini, le caratteristiche e anche i compensi, gli stress che subisce il corpo, l'organismo, la colonna e anche la radice di Marco, che magari ha lo stesso tipo di problematica, che però è un operaio edile o edile e addirittura insomma fa cantieri stradali e lavora spesso col martello pneumatico. Sicuramente magari se entrambi hanno un'immagine simile a quella che abbiamo visto all'inizio, hanno però delle caratteristiche differenti, quindi che devono essere analizzate, perché magari le strategie di intervento potrebbero essere diverse anche se hanno lo stesso tipo di problema. Ancora un altro esempio, lui è un tennista, si chiama Rafa, ma credo che anche se non si vede in viso lo conoscete bene, è un atleta agonista e quindi ha ulteriori caratteristiche. Anche un atleta può sviluppare quel tipo di problematica, però sicuramente le sue caratteristiche saranno differenti e anche i tessuti, lo vedremo poi tra poco, saranno diversi da quelli di Alberto e di Marco, che erano un impiegato e un operaio. Poi ci sta Paolo, che è un appassionato di golf. In realtà Paolo è un imprenditore, però gioca a golf almeno due volte a settimana e molto spesso, ultimamente, gli capita di avere mal di schiena. Tu immagina che il giocatore di golf, nel momento in cui fa uno swing, quindi colpisce la palla, sviluppa delle forze torsionali sul disco. Ci sono delle bellissime ricerche che arrivano quasi a 8.000 newton, che sono quasi circa 8 volte il peso corporeo della persona. Quindi anche lì ci può essere un problema da intrappolamento, che però si sviluppa su una biomeccanica, e giustamente Filippo ha citato anche Capanci, differente rispetto ai casi precedenti. E poi andiamo ancora oltre e siamo quasi arrivati alla fine dei miei esempi introduttivi. Ci sta nonno Carlo, che lui prima del lockdown andava spesso a guardare i cantieri e a istruire anche gli operai
come Marco che c'era prima, su come dovevano lavorare bene. Adesso ha passato un po' di mesi a casa e ha sviluppato un ulteriore bel mal di schiena, e magari ha anche sviluppato un'ulteriore piccola rottura di un disco intervertebrale, perché appunto le sue abitudini, oltre che la sua età, hanno favorito questo tipo di aspetti. E ultima, ma non ultima, poi ci sta nonna Michela, che è la moglie di nonno Carlo, che per non sentirselo chiacchierare e parlare, non sentirselo lagnare dentro casa, come facciamo noi spesso, noi uomini, per il suo nuovo mal di schiena, se ne esce a fare le passeggiate, poverina, ma pure lei, tra l'altro, oltre ad avere i suoi acciacchi e non si lamenta mai, anche se ha mal di schiena, ha delle altre patologie, delle altre comorbidità, si dicono, è diabetica e assume anche le statine per problemi di colesterolo. E vedremo che queste informazioni possono essere importanti e in parte anche determinanti, anche quando scegliamo poi le nostre strategie di intervento. Quindi che cosa abbiamo analizzato fino adesso? Siamo partiti dalla stessa tipologia di problema, però abbiamo visto che si può declinare in maniera differente su persone diverse. Ognuno di noi ha le sue unicità, sia legate appunto al suo essere, ma soprattutto legate in questo caso alle abitudini e alla sua biomeccanica soprattutto. Quindi abbiamo visto che dobbiamo considerare in questi casi anche altri fattori, e possiamo considerare altri fattori perché abbiamo lo stesso problema, ma non necessariamente vogliamo o attuiamo le stesse soluzioni, perché potremmo avere dei percorsi che possono essere anche differenti, perché abbiamo delle comorbidità che possono essere differenti, perché abbiamo una qualità di tessuti che può essere diversa, sia per un discorso legato all'età, all'idratazione, ai farmaci, quindi al tipo di tessuto stesso, all'acidificazione. Fra poco proverò a dire velocemente, anche io, per non rubare spazio a Gian Pietro, che il disco che si rompe alle volte è forse l'ultimo dei problemi, però ci indica che c'è stato qualche cosa a monte che non ha funzionato bene. E nello specifico, per chi magari appunto fa sport sia a livello professionistico sia a livello amatoriale, ma diverse volte, quindi si impegna tanto durante la settimana, quello che può essere il gesto sport specifico, appunto facevo l'esempio prima del golfista che sviluppa delle forze torsionali incredibili quando colpisce la pallina, e in questo senso quindi vanno sicuramente tenute in considerazione. E a me questa mi piace sempre, io ogni volta che posso la ridico: noi sappiamo che la riabilitazione è un tavolo che poggia almeno su tre gambe, diciamo quelle delle macro aree: la terapia manuale, la terapia fisica e l'esercizio terapeutico. E all'interno di ognuna di queste aree esistono tante altre sottocategorie, perché la terapia manuale può essere declinata in vari modi, la terapia fisica allo stesso modo può essere di vario tipo, e allo stesso modo l'esercizio terapeutico. E quindi che facciamo? Quando arriva il nostro bel soggettino, noi abbiamo tutti i nostri ingredienti, o si spera che noi li possiamo avere, perché più ne abbiamo e meglio è a disposizione, quindi abbiamo i nostri ingredienti a disposizione e dobbiamo andare a pescare quelli che reputiamo migliori, idonei per preparare, per cucinare il nostro paziente, quindi per preparare questo piatto terapeutico. Partendo dalla terapia manuale, che io amo, insieme devo dire anche alla terapia fisica, in questo caso concordo con Filippo: quelle radiculopatie pure che generano il mal di schiena per fortuna sono molto rare, e devo dire che insomma poi un bravo medico le individua facilmente, e devo dire che tra l'altro sono quelle che rispondono generalmente meglio ai farmaci, perché se ho un'infiammazione di una radice vera, un'infiammazione non presunta ma vera, appurata, il farmaco, l'antinfiammatorio, generalmente un po' mi aiuta. Se invece il farmaco non risponde per niente, giustamente dice Filippo, bisogna andare a ricercare le cause anche a distanza, quindi a monte, a valle o insomma su altri anche distretti organi, quello che riguarda le problematiche viscerali. Che cosa possiamo fare con la terapia manuale? Che cosa generalmente faccio io con la terapia manuale? Vado a mobilizzare quando è possibile. Una cosa importante che mi stavo dimenticando di dirti era proprio questo: si scelgono gli ingredienti in base anche al soggetto, come ti dicevo prima. Se io ho una persona anziana, molto anziana,
e che magari faccio fatica pure a metterla sul lettino o a fare determinate manovre, sceglierò delle altre strategie di intervento. Magari lo metto seduto e parto direttamente facendo altro con la terapia fisica. Quindi nel momento in cui posso attuare quelle che reputo le migliori strategie, il lavoro di terapia manuale è volto proprio ad andare a, anche a liberare quelli che possono essere i compensi della colonna, che poi vanno a insistere anche nelle zone che possono poi sviluppare una radiculopatia o una sindrome associata, una sindrome miofasciale per esempio. Vado a micromobilizzare le articolazioni, in particolare della colonna, ma non solo, sempre perché, come amano, come si dice anche in terapia manuale in osteopatia, è dal micromovimento che nasce il macromovimento. Quindi molto spesso queste sindromi da intrappolamento, appunto, magari c'è qualcosa che non si muove come dovrebbe, che quindi crea rigidità e irritazione, andandolo a liberare, a mobilizzare, in questo caso qualche piccolo vantaggio ce lo crea. Per non parlare degli effetti neuroriflessi, quando è possibile appunto fare in modo di poter applicare tecniche magari anche dirette di terapia manuale, se serve. E in questo caso appunto sappiamo, e come ci diceva Filippo, andiamo a lavorare a monte, a valle anche di quello che può essere un problema, proprio per lavorare su tutte quelle problematiche che possono essere associate e che possono comunque generare un circolo vizioso sotto questo punto di vista. Noi sappiamo che il mal di schiena, quello a specifico, è il male della società occidentale, fondamentalmente è la prima causa di assenza da lavoro per le persone, e l'80% almeno della popolazione statisticamente ha già sperimentato o sperimenterà almeno una volta nel corso della vita, quindi un problema legato ad una lombalgia, quindi a un mal di schiena. Che succede, come dicevo prima? La protrusione, quello che va a spingere sulla radice, è qualcosa che viene fuori dal disco, ma questo qui è l'epifenomeno, cioè quello che poi vediamo alla fine nel buco della serratura. Molto spesso, ecco perché poi è importante magari riuscire ad analizzare quelle che sono le caratteristiche anche biomeccaniche e le abitudini della persona, è il meccanismo che ha generato quella rottura che magari va rivisto, e se si perpetua potrebbe creare ulteriori problemi. Se io cammino con la macchina per strada e mi accorgo che ho la gomma a terra o che sta scendendo, posso aver o bucato, e quindi c'è stato un trauma che mi ha bucato la gomma, oppure magari ripetute buche per strada mi hanno un po' modificato, mi hanno un po' ammaccato il cerchione, che ha cominciato a far perdere un po' d'aria un po' alla volta, un po' alla volta, un po' alla volta, quindi quell'abitudine ha fatto sì che si generasse un problema. Se io poi non vado a correggere anche quell'abitudine, magari mi ritroverò con lo stesso problema dopo poco tempo. Ecco perché poi alla fine l'epifenomeno è sì importante, ma sono importanti anche un pochino le cause che ci stanno a monte di quel fenomeno che poi noi andiamo ad analizzare. E per andare nello specifico, per andare veloci, anche verso la chiusura, parlando anche di terapia fisica, visto che voglio fare qualche accenno nello specifico in questo caso alla tegarterapia, tanto vista, tanto amata e tanto odiata da molti, e quanto ci può essere utile. Diciamo che è molto utile sugli effetti secondari. Se il mal di schiena non è generato da quella cosiddetta una sindrome miofasciale, quindi puramente di tipo miofasciale, e ci può essere pure una sciatica mozza simulata da una sindrome miofasciale, e in quel caso lì, se la causa è prevalentemente quella, la Tegar con un lavoro termico molto importante ci aiuterà tantissimo la persona soprattutto. Se invece dobbiamo andare a lavorare su degli effetti secondari, come appunto magari un mal di schiena da radicolopatia o simile, comunque può essere molto utile per andare a decontratturare tutta quella zona che si è irrigidita anche per il dolore, per lavorare un pochino sull'analgesia e per portare un pochino in questo quel terreno che dicevo all'inizio, che può essere un po' più arido, portare un pochino di sangue che ci permette anche di poter gestire meglio il paziente. Perché poi parlo di questo nello specifico? Perché per esempio anche andando soltanto a lavorare, a pensare di voler lavorare con un trattamento di terapia fisica, adesso faccio un esempio, ma in realtà, come dicevo prima, se posso scegliere più ingredienti è sempre meglio. La tega non è che la faccio o la facciamo a tutti allo stesso modo. Tornando al discorso di nonna Michela o nonno Carlo, se hanno un importante problema dolore che magari non gli consente neanche di riuscire a stare troppo dritti,
io la persona magari la metto seduta, come ti stavo dicendo prima. Nel caso della Degar possiamo lavorare, come ti dirò tra poco, anche sulle geometrie di trattamento, magari gli metto una piastra sotto al sedere e comincio a lavorare con l'elettrodo attivo sulla zona, sulla schiena, insomma, per ridurre le contratture riflesse e gli effetti secondari, come dicevo, e un po' sull'analgesia, con una temperatura, con un calore, con una temperatura percepita che deve essere media, moderata, non deve essere eccessiva. Quindi in questo caso scelgo quella che può essere anche la modalità operativa, perché se la persona non la posso mettere sul lettino, magari scelgo di metterla seduta. Ecco perché dobbiamo conoscere quali sono anche le caratteristiche funzionali, perché poi anche, anche utilizzando lo stesso tipo di apparecchiatura, in questo caso possiamo declinarlo in maniera differente. Velocemente, mi raccomando, attenzione sempre, anche quando utilizziamo la terapia fisica, ma nello specifico la Degar terapia, ricordiamoci che il nostro organismo è un conduttore di seconda specie molto particolare, come Paolo Bonolis, che è un conduttore pure lui, perché il trasferimento di carica energetico avviene per spostamento ionico e non di elettroni, come magari avviene in un filo elettrico. Quindi questa cosa è molto più lenta rispetto a quello che è un conduttore di prima specie, appunto un filo elettrico ad esempio, e devo fare attenzione, se non ho una buona qualità dei tessuti ad esempio, sicuramente il trattamento deve essere meno aggressivo, magari devo prolungare il tempo di trattamento per avere la dose efficace. Tengo un livello energetico basso, ma per un tempo un pochino più lungo. Alla fine la dose magari sarà la stessa, di avere un tempo più breve con una potenza un pochino più alta. Quindi attenzione pure a questi aspetti che riguardano la fisica. Come ti dicevo prima, appunto, questo aspetto è molto collegato a quella che è l'idratazione del corpo. Se hai piacere a fare questo tipo di trattamenti, di' al tuo paziente di bere tanto, anche se una persona anziana, soprattutto prima di venire a fare la terapia, perché in questo modo rendiamo il terreno più fertile. E parlando di terapia fisica, appunto, e soprattutto nello specifico di Degar terapia, con un'adeguata idratazione e con una maggiore idratazione aumentiamo quella che in fisica si chiama conduttanza, ossia appunto la capacità dei tessuti di essere attraversati dalla corrente. Di conseguenza la conduttanza è l'inverso dell'impedenza, che è appunto la resistenza, in questo caso dei tessuti ad essere attraversati dalla corrente che ci può essere di supporto nella terapia. E quindi mi raccomando l'idratazione, proprio perché ci serve a creare quel terreno più fertile che ti dicevo prima. Questo aspetto è molto importante, può essere utile per molte terapie fisiche, per la Degar terapia in particolare. Un'ultima cosa che ti voglio dire nella scelta magari di intervento, ad esempio con la Degar terapia, come ti accennavo prima, importante sono le geometrie di trattamento. Oggi le macchine che abbiamo a disposizione ci permettono di lavorare magari con e senza l'elettrodo di riferimento, quindi possiamo utilizzare anche un solo manipolo. In questi casi io ti consiglio sempre di utilizzare una geometria più allargata, quindi con due elettrodi, quindi la piastra e il manipolo attivo, o magari due piastre statiche a seconda del tipo di lavoro che vuoi fare, e ti suggerisco appunto di fare attenzione a come vuoi posizionare il paziente, a seconda di come sta, se è una persona giovane, se è una persona anziana, se è una persona che riesce a stare seduta, se è una persona che non riesce a stare seduta, se è una persona che non riesce a stare distesa. Insomma, tieni conto di questi aspetti, perché appunto la terapia fisica ci viene in soccorso anche in questo modo, perché possiamo scegliere le nostre modalità operative. Fai attenzione alle articolazioni quando utilizzi queste strumentazioni, perché le articolazioni, come dico io, sono dei nodi energetici, perché quando si passa, quando in un'articolazione si interrompe anatomicamente qualcosa e poi deve cominciare qualcos'altro dopo poco, la corrente non passa così facilmente, deve fare praticamente proprio un salto fisico, e quindi lì si può accumulare un pochino più calore. Attenzione con le persone anziane, mi raccomando l'idratazione, attenzione con le potenze, meglio avere un tempo di applicazione un pochino più lungo senza essere troppo aggressivi. Chiudo dicendo che poi alla fine, come diceva il buon Philip, diamo anche delle informazioni ai pazienti per come possono gestire al meglio se stessi e anche le proprie abitudini sotto questo punto di vista, perché può essere poi un valido strumento per loro stessi, per poi fare prevenzione. Oltre al discorso legato anche all'esercizio terapeutico, che giustamente, come diceva Philip, chiude anche il cerchio, e insieme a tutti gli altri professionisti che poi si occupano della gestione del paziente,
abbiamo a disposizione più fasi e quindi noi ce le giochiamo tutte quando è possibile, e se è possibile, appunto, una persona magari anzianotta non è detto che possa riuscire a fare determinati esercizi, per cui va benissimo quando possiamo farlo, ma se non lo possiamo utilizzare cerchiamo magari di dare maggior peso agli strumenti che possiamo invece utilizzare. Vado a chiudere velocemente, quindi fondamentalmente l'approccio che ti ho suggerito io sono tre fasi, insomma un'analisi funzionale e biomeccanica specifica, ma l'aveva anticipato magistralmente Filippo Cagliazzo. L'analisi comportamentale io ti ho ribadito ulteriormente e poi appunto, come ti dicevo, anche delle strategie di suggerimenti, di supporto e compenso, cioè magari come deve lavorare meglio, qualcosa deve fare un pochino più attenzione, che cosa può aver generato anche quei sovraccarichi torsionali o funzionali in quel determinato distretto, quindi anche dare delle piccole strategie di compenso. Insomma, noi siamo dei, si spera, dei piccoli grandi chef che avendo un po' di ingredienti a disposizione, sapendoli dosare nel giusto modo, possono preparare anche degli ottimi piatti che devono essere sempre personalizzati e quindi valutati sulla base di quelle che sono le caratteristiche uniche e personali di ogni soggetto e di ogni paziente. Io ringrazio per l'attenzione e anche per la possibilità che il nostro gruppo mi ha dato anche questa sera di potervi raccontare qualcosa. Questa è una copertina quasi definitiva di un mio piccolo manualetto che mi sto divertendo a scrivere, perché il mal di schiena nello specifico è qualcosa che mi appassiona da almeno un po' di anni, e negli ultimi due in particolare mi sto dedicando a questo argomento nello specifico. E per adesso ti ringrazio dell'attenzione e cedo la parola ai miei illustri colleghi e al caro Giampiero, che sta aspettando anche me che finisco la relazione. Grazie Gigi. Non ti sentiamo, Enrico. Non ti sentiamo, sei muto. Enrico, non c'è il volume. Enrico, sei muto. Concio vobis, gaudium magnum. Abemus Marcus Muto. Ragazzi, dopo anni è arrivato, si è fatto pallido, ok? Non sta mai fuori cage, sempre in cage. Per lui lockdown non è mai finito. Ha iniziato con una bambina, adesso un'altra. Marco, calmati, perché sennò... Per il mio ritardo, però la mia bambina ha la precedenza su tutti. E la grande. Sta ascoltando la moglie. Sì, sta ascoltando la moglie, sennò... Scherzo. Viola, un bacio. Allora, Marco, scusami, sto facendo anche gli onori di casa, sai com'è, ogni tanto un po' di bolognese entra in me. Allora, faccio parlare il grande big GPM, Giampiero Mainardi, che poi se vedete, GPM è proprio come Giampiero Messerman, GPM, bro. È di quello. No, di quel figlio. Giampiero è un bell'uomo, però... Viva l'Italia! Vai Giampiero, vai. Tanto grazie a tutti, buonasera a tutti, grazie al gruppo per darmi parola, e grazie a Gigi, grazie a Filippo, grazie a Enrico Maria e a Marco. Tutto se non fa complimenti ai colleghi che sono intervenuti prima di me e non poter non condividere quello che pensano anche loro. Una cosa che mi piace moltissimo di tutto ciò è che trovare altre persone che possiedono la curiositas, e non la curiosità, ma la curiositas, cioè quello di la volontà di andare a capire i motivi per i quali avvengono le cose o succedono, mi fa solo che un gran piacere, perché io credo che l'innovazione nasca dal momento in cui ci sia la curiositas. Senza curiositas non c'è innovazione, e senza innovazione rimaniamo a 30 anni fa. E come giustamente ha iniziato Filippo dicendo, parlando da grande chirurgo della mano francese, che era Capangi, e si è occupato di descrivere la biomeccanica in modo accurato e meraviglioso, oggi siamo arrivati a un altro livello, oggi siamo andati oltre, abbiamo valutato dei fattori che sono eccezionali, i fattori biopsicosociali sono estremamente importanti. Io
mi occupo di posturologia e di dolore cronico e il 65-70% dei miei pazienti vengono da me per lomboscialgie e non posso che condividere che quelle radicolari pure, come quella mediana, paramediana, intraforaminale, sono veramente rare rispetto a tutte quelle che sono determinate da fattori che vanno ben oltre l'inimmaginabile. E questi dipendono da fattori, come diceva Filippo, di tensegrità, che possono dipendere da catene ascendenti e discendenti, in modo assolutamente perfetto, descritto da tantissimi autori, da Chouchard, da Mézières, a chiunque, e anche, come giustamente diceva Gigi, il discorso del buco della serratura, perché anche io prendo come considerazione finale una protrusione, una discopatia, un intraforaminale come ultima conseguenza di un sistema che è andato a disintegrarsi pian piano nel tempo. E quindi anche una cicatrice antica e anche un'aderenza data da un'emozione, semplicemente, perché ricordiamoci che le emozioni hanno dimostrato finalmente scientificamente che generano una frequenza ben specifica che viene recepita dal nostro tessuto cellulare e riesce a modificare a livello molecolare l'acqua, non i fatti di acqua, ce lo ricordava prima il dottor Enrico Maria Mattia. E poi, per citare quello che condivido in modo importante del discorso di Enrico, è il tempo che noi passiamo col paziente. Cioè, la cosa bellissima del lavoro di Equipe è che durante la visita fisiatrica avviene la parte più tecnica, più scientifica, più legata al test fisiologico. Il paziente a me mi racconta che il marito l'ha mollata, che ha perso il lavoro, che gli sta andando male tutto, che ha scoperto che il figlio si droga, cioè qualsiasi cosa mi racconta il paziente. E dentro quell'emozione lì spesso si celano delle situazioni particolarissime, che sono molto profonde, che noi dobbiamo stare attenti ad andare a individuare. Detto ciò, come piccola digressione, condivido al 100% che ci sono più di 700 rotte cause che possono portare al dolore cronico lombosciatalgico. E condivido, infine, l'ultima cosa, la differenza tra lombalgia e sciatalgia, che è fondamentale, perché spesso e volentieri una delle poche cose che ho notato io nel mio piccolo è lombalgia e sciatalgia. Sono due cose completamente diverse, con un'eziologia di interessamento radicolare completamente diversa. Il nervo lombare è il nervo più grande del corpo, è grande come il mio dito, passa nel setto intermuscolare della gamba anteriore e invece lo sciatico passa posteriormente. Quindi parliamo di due cose completamente diverse, come avere un Quindi, detto tutto ciò, grazie di avermi fatto partecipare a questa diretta, perché è molto interessante, mi piace moltissimo l'argomento, e io voglio dirvi che condivido tutto, ma parto sempre in primis dalla fisiologia posturale del mio paziente. Perché? Perché io penso che se conosco a menadito tutti i vari meccanismi biomeccanici che vanno a sviluppare una struttura fasciale, posso andare a interpretare sul tragitto distale prossimale dove può esserci un impedimento di una catena ascendente discendente o di origine viscero-somatica. Questo mi permette di fare due cose: attraverso il test interpretativo, che è un test di valutazione funzionale e cosciente, in modo tale che il paziente si renda conto del suo corpo nello spazio e nel tempo, e permette a me di risolvere velocemente degli schemi posturali che poi posso andare a rivalutare col paziente sul lettino. Una volta che io andrò a rivalutare il mio paziente sul lettino, potrò specificare la sua postura. Dal momento in cui ho specificato la sua postura, non solo potrò andare a cercare su tutta la mappatura del corpo quali sono quei punti che impediscono la sua naturale omeostasi, perché di quello si tratta, ma posso andare a creare un esercizio terapeutico personalizzato per il mio paziente. Perché io credo moltissimo, come Gigi, come Filippo, nella terapia manuale, ma non credo che sia sufficiente. La terapia manuale non è la panacea di tutti i mali, e come parlavamo l'altra volta durante l'intervento di terapia manuale versus esercizio terapeutico, la terapia manuale sta tanto nell'individuazione del problema più che nella tecnica. Io devo imparare prima dove è il problema per andare a agire più precisamente con la mia tecnica, che essa sia di origine viscerosomatica, muscoloscheletrica o biopsicosociale, perché condivido moltissimo che spesso e volentieri, per via di un eccesso di accumulo di tensioni, si vada ad asperare uno schema fisiologico posturale, alterandolo al punto di renderlo fragile e portare degli abbassamenti del sistema immunitario che ci portano ad avere anche la cronicità del dolore. Ricordiamoci anche una cosa molto importante:
Una volta che il dolore è intervenuto e quindi fa parte di quel sistema cronico, l'esasperazione da parte del paziente che ti arriva, io lavoro col dolore cronico, quindi a me arrivano tendenzialmente pazienti che hanno fatto tutto il giro della giostra, hanno fatto tutto quello che potevano fare e arrivano da me che sono esasperati. L'esasperazione non aiuta nel dolore cronico, perché nell'esasperazione si sono una proliferazione da parte del nostro corpo di citochine, di agenti pro-infiammatori che vanno a... E algogeni pure, e algogeni. Assolutamente. Bravo. Assolutamente, tutta una situazione che di solito è già compromessa e quindi fa sì che comunque il mio lavoro sia più difficile. Io questo me ne sono accorto negli anni molto semplicemente vedendo che un semplicissimo trattamento neuromuscolare con una tecnica di Jones, una tecnica inibitoria, può essere molto efficace in un tipo di paziente e per nulla efficace in un altro tipo di paziente. Perché vedo che l'inibizione muscolare, per shock anossico, per tensione, per quello che va a venire, non avviene in certi pazienti. E questo non avvenire, spesso e volentieri, è condizionato da un fattore di stress talmente forte, talmente accentuato a livello endogeno, che non permette ai tessuti di interagire con la terapia manuale. E allora che cos'è che bisogna fare? Bisogna, come giustamente diceva Gigi prima, avere tanti ingredienti per poter fare una super ricetta, come giustamente diceva, perché noi siamo degli chef che più ingredienti abbiamo, più siamo stellati, e questo è indubitamente vero. Ma se viene da me un avventore del mio ristorante e mi dice guarda, io sono vegano, hai qualcosa da mangiare per me, io non faccio carne, io devo dirgli vai dal vegano, e questo sta nel lavoro di equipe. Perché da me mangi carne e da lui mangi vegano. Quindi se viene uno da me che ha un problema radicolare puro, dove la terapia manuale dopo due trattamenti non mi dà nessun tipo di risoluzione, viva tutto quello che è ozonoterapia, viva tutto quello che è TECAR, viva tutto quello che è qualcosa di alternativo a quello che sto facendo io. Io con le radicolopatie lavoro in questo modo. Se entro un paio di sedute, due, non c'è un'importante evoluzione del sintomo, difficilmente la terapia manuale e il mio approccio potranno essere d'aiuto al paziente. E questo è, lo faccio per diversi motivi. Uno, è vero, verissimo, punto. Due, si è onesti intellettualmente col paziente. E tre, vi si lancia una sfida. Attenzione, se il paziente ha fiducia in voi e voi gli dite che se entro due sedute non avete un risultato, lui ce la metterà tutto a ottenervi quel risultato. Se non ha fiducia in voi, no. Ma se ha fiducia in voi, in quel contesto, ci metterà anima e corpo a fare tutto quello che gli di fare, perché ha fiducia in voi. E qua entriamo in un altro mondo che a me piace moltissimo. Da quando io lavoro da una decina d'anni a questa parte di passaparola, vedo che i miei trattamenti migliorano e dico, cacchio, ma come mai adesso i miei trattamenti sono super efficaci, la gente sta proprio bene, cioè, la percentuale di quelli che non funzionano sono più bassi, perché partono già con una fiducia a monte, perché chi è che ti dice il passaparola? Lo zio, il fratello, il cugino, l'amico, il collega di lavoro di cui ti fidi. E allora a monte c'è un cerchio di fiducia che va creato con che cosa? Con l'onestà, con la capacità e soprattutto con l'umiltà di dire io per lei non posso fare niente, oppure vado a fare le mani, perché se no io cosa posso fare senza la risonanza? Come posso escludere un tumore al pancreas, il suo dolore su D8 che si sveglia di notte col male? Bisogna conoscere bene queste cose e non bisogna avere la presunzione di essere dei fenomeni, perché ragazzi, ora oggettivamente, quando si inizia questo lavoro, all'inizio c'è quel senso di cazzo, raga, io ho a mano, cioè faccio tutto io, no? Perché ti viene questa cosa qui che vedi che in realtà non è propriamente così. C'è tutto un fattore di lavoro dietro che porta a una disfunzione che riguarda mille situazioni del quale dobbiamo stare molto attenti, anche perché con la presunzione tendenzialmente si fanno dei grandi casini, perché alla 10 volte ti va bene, un'undicesima volta arriva al paziente che gli puoi fare male, puoi peggiorare i tuoi sintomi, puoi creare dei grandi problemi. Quindi, che cos'è importante per quanto mi riguarda nel trattamento delle lombosciatalgie? Innanzitutto distinguere una lombalgia da una sciatalgia in primis, determinare quale schema funzionale il paziente ha come schema fisiologico, lavorare sugli impedimenti che potrebbero esserci su questo schema, che vanno ad alterarne il normale e fisiologico funzionamento, e andare a individuare un piano terapeutico personalizzato sul paziente
e integrato eventualmente con l'ausilio di figure come possono essere le scienze motorie o il masofisio o chi per esso va a collaborare insieme a me in quel contesto. Bravo. Il mio approccio con l'omeostatalgia è questo: io amo moltissimo, e l'ho detto in tantissime dirette, il discorso della terapia manuale viscerale. Ricordo che il colon dà dolore alla zona lombosacrale centrale che si irradia lateralmente, quindi l'infiammazione del colon può dare una lombosciatalgia. Un retto femorale, un trigger di un retto femorale, ma anche di un retto addominale, può dare una lombosciatalgia, fascia dorsalgia anche, e quindi andare a lavorare anche la parte antero-posteriore può dare dei grandi sollievi, soprattutto nella donna, per quanto riguarda il discorso delle cicatrici postpartum per cesareo e per retroversioni, antiversioni, torsioni ovaio fibropolicistico, eccetera, eccetera. Poi cito di nuovo Digi per quanto riguarda il discorso della seduta, perché ragazzi, io non lo faccio apposta, sapete quanto ci tengo alla seduta, e oggettivamente 40 ore settimanali, che sono le medie ore settimanali che passiamo, gli impiegati passano seduti davanti a un computer, sono abnormi quanto riguarda la fisiologia dell'essere umano. L'essere umano è fatto per stare in piedi, muoversi e lavorare, non è fatto per stare seduto, quindi stare seduto è deleterio. Ricordo che tutto passa per il bacino, perché il bacino è il centro del nostro corpo, e ricordo che avere il bacino storto è normalissimo, ce l'abbiamo tutti, ma non va esasperato. La posizione seduta, l'appoggio ischiatico, peggiora un vizio posturale del bacino, porta a rigidità della fascia pelvica, porta a rigidità dei legamenti sacroiliaci, sacro tuberoso, sacro ischiatici, e porta a una conseguenza della struttura iliopsoas, diaframma, quadrato dei lombi. Una cosa molto importante che nelle lomboscialgie è che ci sia un equilibrio tra diaframma, psoas, quadrato dei lombi, e questo ormai è assolutamente noto a tutti, e quindi durante la seduta, andando a peggiorare questo sistema, noi andiamo a comprometterlo ulteriormente. Il fattore di stress, ripeto, è fondamentale per aumentare ancora di più una rigidità dell'addome in un torace. Noi diciamo sempre dove mettiamo le nostre emozioni parlando. Mi sono fatto un fegato così, mi verrà un'ulcera, mi ha spezzato il cuore, ho avuto un groppo in gola, e noi queste emozioni le mettiamo esattamente dove diciamo, ma non in senso filosofico, in senso reale, ragazzi. Se io sono felice, innamorato, io sarò in una posizione, se io sono arrabbiato, io sarò in un'altra posizione, se io sono triste, vedo un amico, non mi dice neanche una parola, io arrivo da lui e dico: cosa c'hai? Perché il corpo parla. Quindi ricordiamoci che la posturologia è bellissima, perché è la manifestazione del nostro essere nello spazio e nel tempo. Questo direi che è il mio approccio alla lombosciatalgia. Scusate se non ho fatto delle slide, non ho avuto tempo, però credo di aver detto tutto, ho scritto tutto, e quindi ringrazio nuovamente tutti, e grazie veramente, viva il lavoro d'equipe, viva voi, viva la Curiositas. Bravo Gian Pietro, bravo. Grazie. È molto importante quello che hai detto sull'aspetto, diciamo, emotivo. E vediamo queste pazienti aumentare in un modo esponenziale. Io dopo il Covid ho visto tantissime persone con lombosciatalgia da depressione. Persone sì. Che sono arrivate in studio così, con una faccia... Ho visto oggi una paziente di 28 anni. Giovane. Filippo, scusatemi, adesso aspettiamo la relazione di Marco e poi facciamo tutti i commenti con le domande. Un piacere. Marco, ci sei? Buonasera a tutti, sì, sono. Innanzitutto volevo dire che mi dispiace non aver ascoltato le relazioni di Filippo e Luigi, e ho ascoltato adesso quest'ultima di Gian Pietro, che gli faccio assolutamente i complimenti, e di Enrico, ti stavo nominando, aspetta Enrico, ti stavo nominando. Buongiorno a tutti quanti, domani vi ascolterò sicuramente, ora andrò subito a poi domani mattina con le vostre relazioni. Allora, sarò veloce, innanzitutto parto con la relazione, adesso si dovrebbe vedere, e... sono contentissimo che alle 10.40 siamo in 200
che stanno guardando il nostro webinar. Quindi questo è davvero un grande successo e lo condivido assieme a tutto il gruppo, quindi sono strafelice. Andrò veloce perché comunque è tardi. Allora, approccio riabilitativo alla lombosciatalgia. Il, come ha detto Luigi Pianese, il menù noi lo intitoliamo approccio riabilitativo bioprogressivo. Questo è un termine dato dal professor Alzagini, che è il direttore della cattedra di medicina fisica e riabilitativa dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti, che ha appunto messo gli ingredienti di tutto questo, questo menù, dove ci sono naturalmente tanti approcci, dalla diagnosi, che naturalmente quello è l'aspetto primario fondamentale, a poi tutte le varie procedure terapeutiche, che possono essere delle procedure come le infiltrazioni, vari tipi di sostanze, o anche per esempio negli ultimi anni si utilizza la miscela di ossigeno in zonoterapia, non so se ne ha parlato prima, ma sicuramente di una grandissima efficacia, soprattutto dal punto di vista antalgico, ma anche rigenerativo tissutale. Poi vengono dati nella maggior parte dei casi naturalmente dei farmaci che aiutano il soggetto, oppure possono essere accompagnati o perché no, possono essere utilizzati anche soltanto dei fitoterapici. E poi gli ingredienti del percorso riabilitativo, che sono tantissimi, possono essere delle terapie fisiche evolute, poi spiegherò che cosa vuol dire il termine evoluto, possono essere della terapia manuale, l'esercizio fisico, terapie in ambiente microgravitario terrestre o quant'altro. Allora, cerchiamo di andare avanti. Innanzitutto partiamo dalla diagnosi, che naturalmente deve essere la diagnosi medica, che deve comprendere tanti vari fattori molto importanti, tra cui naturalmente un'accurata anamnesi, la valutazione della distribuzione dei sintomi, la eventuale positività all'esame neurologico o neurodinamico, e poi tutto questo può essere accompagnato assieme a degli esami strumentali di diagnostica, che sono l'imaging, e in modo particolare in questo caso viene utilizzata la risonanza magnetica. I sintomi seguono principalmente il decorso del nervo sciatico, quindi partono dal gluteo, vanno lungo la parte posterolaterale della coscia e della gamba per arrivare fino al piede. Che sintomi troviamo principalmente? Innanzitutto il dolore, questo è poco ma sicuro, poi troveremo delle parestesie che possono essere dei formicolii, oppure un sintomo spesso comune è il bruciore, che indica appunto l'attività del nervo che è sovraccaricata, oppure per esempio la debolezza muscolare. Nell'esame neurologico si andrà a valutare in maniera specifica la forza muscolare, la sensibilità del nervo e l'efficacia dei riflessi osteotendinei. Per quanto riguarda l'esame neurodinamico, sicuramente il principale esame che viene fatto è la SEG, che consiste nel portare passivamente l'arto inferiore in flessione. Verrà considerato positivo alla comparsa dei sintomi irradiati nell'arto inferiore. Un altro test, e ce ne sono tantissimi, un altro importante che vi ho portato questa sera è il SLAMP test. E questo comprende principalmente e prevede di posizionare il paziente a bordo lettino in posizione seduta. E in questa posizione si fa flettere prima il capo e parte della colonna vertebrale, e contemporaneamente si fa estendere la gamba e flettere dorsalmente la caviglia. Si interrompe il test alla comparsa dei sintomi e quindi poi si andrà a svolgere la manovra di differenziazione andando a ridurre la flessione della testa e della caviglia. Quali sono gli ingredienti di questo approccio riabilitativo? Sono principalmente cinque: l'educazione del paziente,
e qui verremo anche alla parte introduttiva che aveva detto Gian Piero Mainardi, la terapia manuale, l'esercizio terapeutico, le terapie fisiche evolute e la terapia posturale microgravitaria in ambiente terrestre. Per quanto riguarda l'educazione del paziente, sicuramente deve partire sin dalla prima seduta. È fondamentale il linguaggio che noi utilizziamo, quindi che il terapeuta utilizza con il paziente, soprattutto naturalmente trovandoci di fronte a pazienti molto ansiosi. Le linee guida oggi ci dicono, per esempio, che la parola cronico spesso è mal digerita da parte di alcuni pazienti, e quindi ecco che si consiglia di utilizzare, per esempio, altre parole che possono essere più accettate, che sono, per esempio, persistente, continuo o quant'altro. Poi bisogna insegnare ai pazienti nuove strategie per controllare il dolore durante la loro normale vita quotidiana, sia lavorativa che naturalmente anche quella che svolgono. Normalmente nella loro vita quotidiana. E quindi ecco che bisogna insegnare a questi pazienti quello che assolutamente non devono fare e come naturalmente farlo. E poi bisogna stare molto attenti che in questi tipi di pazienti può sopraggiungere la cosiddetta kinesiofobia, ovvero la paura di svolgere un determinato movimento per non sentire dolore. Quindi ecco che noi come fisioterapisti dobbiamo spronare questi pazienti innanzitutto a muoversi sempre di più e farlo nella maniera corretta. Terapia manuale è sicuramente fondamentale, come hanno detto sicuramente Filippo e come hanno detto tutti gli altri miei colleghi che mi hanno preceduto, verranno fatte tecniche di trattamento miofasciale, tecniche di decompressione della colonna vertebrale, mobilizzazioni vertebrali e la correzione dello shift che spesso avviene del bacino, dove avremo un disallineamento con una traslazione del bacino rispetto al tronco, dei trattamenti che spesso vengono fatti di neurodinamica e le classiche manipolazioni. Esercizio terapeutico sappiamo benissimo ed è inutile stare qui a soffermarci che è incluso in tutte le linee guida e che deve essere assolutamente fatto nelle patologie di lombosciatalgia e assolutamente lo dobbiamo fare, questo è il mio consiglio, prima in studio da noi per vedere che i pazienti lo fanno nella maniera corretta e poi istruire i pazienti a farlo tutti i giorni a casa loro, perché naturalmente ci deve essere una continuità tra una seduta e l'altra, quindi ecco che sarà molto importante farlo fare anche a casa. E poi veniamo alle terapie fisiche evolute, che sono tantissime. Io adesso ho portato soltanto alcuni tipi di esempi, però ricordiamoci benissimo che ci sono la TECAR, come ha detto Luigi Pianese, c'è il laser, ci sono tantissimi tipi di terapie fisiche. Io devo dire, mi trovo molto bene con un tipo di apparecchiatura che si chiama Soco Short, che deriva da un progetto che è chiamato Pensiero, che è un progetto molto affascinante, dove questo tipo di terapia permetterà di andare a dare una stimolazione elettrica composta da un segnale elettrico specifico in grado di dare determinate caratteristiche elettriche ai tessuti, che è una cosa ben diversa dalla classica TENS, perché ricordiamo che la TENS serve per andare a inibire la trasmissione degli stimoli dolorosi, stimolando principalmente le fibre tattili. Invece, in questo caso, forniremo delle nuove informazioni con effetto antalgico e andremo a rimodulare il sistema stimolando i recettori delle fibre, principalmente C. E per quanto riguarda le terapie fisiche, un'altra terapia sicuramente molto valida, a mio modo di vedere, sono le vibrazioni meccanosonore. Esistono alcuni studi, e i principali li ha fatti il professor Saggini all'Università di Chieti, dove riportano l'efficacia dell'energia vibratoria sul controllo del dolore, probabilmente soprattutto per l'azione che la vibrazione esplica sulle fibre mielliniche di grosso calibro, e questo produrrà un'azione antalgica neurale midollare.
E qui abbiamo fatto, devo dire, io ero studente all'Università di Chieti, abbiamo fatto tantissime prove per trovare le frequenze idonee per fare tutto questo. E alla fine, tra le principali frequenze trovate, il professor Saggini, che assieme a tutto il suo gruppo, ha definito che la frequenza ideale per andare a lavorare sul dolore miofasciale con questo tipo di vibrazioni è la frequenza di 120 Hz e la frequenza di 200 Hz, che hanno davvero una validità e un'efficacia notevoli. Altra terapia molto particolare che noi utilizziamo in questo tipo di problematiche è sicuramente questa. Questa si chiama SPAD, ovvero Sistema Posturale Antigravitario Dinamico. È un tipo di apparecchiatura che serve per andare a principalmente porre il paziente in una fase microgravitaria, grazie a due cinture, una posizionata a livello pelvico che ci servirà per andare a stabilizzare la pelvi, l'altra posizionata a livello lombare, andremo a decomprimere la colonna vertebrale e contemporaneamente verrà riallineato il soggetto grazie a tutta una serie di vincoli, di blocchi che si troverà sia posizionati sulla dorsale e sul sacro posteriormente, che posizionati sulle spalle e sulle sias del bacino anteriormente. Questo ci permetterà di fare varie cose. Innanzitutto, quindi, una armonizzazione posturale del soggetto, quindi andandolo ad armonizzare in una fase microgravitaria, si è visto che l'efficacia è notevolmente superiore. Seconda cosa, si riavrà una decompressione e una ripresa di funzionalità dei due emisomi che saranno più simmetrici tra di loro e, cosa molto importante, verrà fatta una rieducazione al cammino. Ricordiamolo e ricordiamo soprattutto ai pazienti che camminare male porta a tutta una serie di sovraccarichi dei vari sottosistemi del sistema corporeo. E quindi ecco che è molto importante andare a normalizzare la fase del cammino. Noi questo lo possiamo fare molto bene in questo caso, andando, ripeto, a posizionare il paziente in microgravità, quindi più leggero, cammina con più facilità e in più avrà un feedback visivo, cioè avrà uno specchio che permetterà di vedersi mentre cammina e quindi gli permetterà di andare a correggere le eventuali anomalie che ha durante la deambulazione e andare a correggere eventuali deficit di percezione che ha del cammino. Altra terapia particolare che utilizziamo è questo tipo di sistema, che è un sistema sensomotorio che ha una pedana, che è questo tipo di pedana che svolge va in senso elicoidale. E questa permettiamo di fare principalmente una rieducazione propriocettiva. Come dicevo prima, spesso questi pazienti hanno dei deficit non soltanto muscolari, miofasciali e tutto il resto, ma ci sono anche tutta una serie di problematiche propriocettive di percezione del movimento. Quindi ecco che è molto importante fare una rieducazione propriocettiva specifica e inoltre questo ci permetterà di svolgere uno stretching dinamico delle varie catene miofasciali. Infine, così con questo termine, andremo a fare inoltre una sorta di allungamento decompensato tramite una panca posturale denominata Fleximat. Questa panca permette l'allungamento globale in maniera decompensata delle principali catene miofasciali e ha la capacità di avere le pedane degli arti inferiori stoppiate in modo tale che si possono sollecitare anche le catene crociate. Inoltre ha delle pedaline che permettono di andare a chiudere la catena cinetica e quindi questo ci permette di andare ad allungare con maggior efficacia le varie catene muscolari. Con questo io ho terminato, spero di essere stato abbastanza veloce per non tediarvi e vi ringrazio per l'attenzione.
Grazie, grazie a te, grazie a tutti. Gian Pietro, hai visto domande? Pietro? Eccomi, eccomi. Ho visto che facevano una domanda su come si va a individuare da un RX un intrappolamento radicolare. Da un RX un intrappolamento radicolare. Qua dice, allora, quale importanza date a un RM prima di approcciare il paziente con la radicolopatia? Le ritenete indispensabili? Ho perso una parte della domanda, RM o RX? Allora, io mi sento di Penso dire... RM perché l'RX comunque può dare una piccola, in questo caso, partecipazione nella diagnosi di una radicolopatia. Lo sapete meglio di me, se non è ben visibile, perché valutare poi si dovrebbe fare una proiezione obliqua, si dovrebbe valutare bene la radice, perché voi sapete che le radici passano attraverso i coniungo foramen, cioè i forami di coniugazione che sono dati poi dai segmenti in movimento che sono le vertebre sovrapposte l'uno con l'altro. La radicolopatia fondamentalmente, sì, ripeto il discorso, noi con la diagnosi, cioè con la valutazione manuale, l'esame obiettivo, l'esame neurologico, noi faremo sempre solo una ipotesi diagnostica, ma l'ipotesi diagnostica, signori miei, dovrà essere accertata e valutata. Questa non lo dice Enrico Maria Mattia, ma lo dice la medicina legale, cioè non si può purtroppo fare una diagnosi effettiva senza un'approvazione di un referto diagnostico, che non è poi a sua volta diagnosi, ma è un referto. Il referto poi deve essere valutato dal clinico perché poi venga ad essere inglobato nella diagnosi clinica. Quindi la risonanza magnetica per me nel caso di specie, nella sequenza T2, è il non plus ultra, chiedo scusa. Un'altra domanda da Eugenio Ziccarelli che ci dice: Stuart McGill sostiene che i migliori esercizi in caso di lombalgia sono il curl up, il side plank e il bird dog. Che ne pensate? I migliori, posso dire una cosa? Secondo me il migliore esercizio per il paziente è valutato sul paziente. Bravo, è quello che fa stare meglio il paziente, stavo dicendo pure io la stessa cosa. Però. Però. Stuart McGill è un grandissimo, diciamo, ricercatore in materia. Diciamo che lui è proprio un ingegnere ed lavora all'università, studia la biomeccanica. In teoria sì, ma il problema di questi approcci, diciamo, che gestiscono soltanto attraverso l'esercizio terapeutico, che vanno bene, io dico per le persone che stanno bene, perché appunto, metti il caso di nonna Giovanna, che non è che può fare quel lavoro lì, che gli fa? La fai morire perché non può fare il lavoro che ci dice Stuart McGill. Quindi utilizziamo tutte le strategie terapeutiche, sono d'accordo con Gian Pietro, quello che adatta al paziente. Va bene pure quello che dice Stuart McGill, ma è una cosa, una freccia all'arco che abbiamo, un ingrediente che possiamo utilizzare. Quando si... Ragazzi, per ritornare al discorso che hai detto tu, mi è capitata una cosa veramente strana, come è capitato anche a Gian Piero, che a volte vengono da te, sai che dopo che si sono fatti il pellegrinaggio, no? Dai più grandi, big, e poi casomai andiamo a provare anche. È capitato anche a me, cioè quante volte capita, e dall'insuccesso che cerchi di migliorarti, no? E soprattutto a te fa piacere se ci sono molti concorrenti, perché la concorrenza stessa è quella che ti stimola a sapere di più. È Certo. venuta una signora di 78 anni, non so se già ve l'ho raccontato questa cosa, spondilolistesi di secondo grado, non poteva essere operata per problemi, dolore cronico, da una vita, cioè, credimi, ha fatto di tutto, qualunque cosa, tutto, tutto, tutto. Io che le provo praticamente a fare l'ozonoterapia. Niente, dopo la quarta seduta vedo che non va. La signora comunque mi chiama la settimana dopo che era andata a fare un trattamento di fototerapia auricolare. Fototerapia auricolare, cioè con una lampada a livello auricolare gli avevano fatto degli stimoli. Una sola seduta. Che cosa si può pensare di questo? Può essere? Può non essere? Sia stato il caso, sia stato d'effetto, oppure era l'andamento classico della malattia, oppure c'è un tempo per questo tipo di
di cose. Quindi... Enrico, scusa, perché l'auricoloterapia l'ho praticato per tanti anni. Ma no, avevo... no, non era auricoloterapia. No, la conosco, quindi... la conosco. Sono emissione di frequenze, diciamo. No, ma allora, attenzione, noi stiamo di confondere, perdonami, io di terapia fisica sono... Non è per magnificarmi, la mangio la mattina, il mezzogiorno e la sera. Si tratta di non frequenze, là si tratta di stimoli luminosi. Lo stimolo luminoso può determinare un aumento, nel caso di specie, termico, perché non agisce su una vera e propria onda di frequenza vibratoria, ma agisce su un'onda fotonica. L'onda fotonica viene messa a quanti? Ogni quanto ha una determinata energia. Questa energia viene ad essere, io sono convinto, perché questo non è neanche un medico, non era un sanitario, che l'hanno presa, come si dice a Napoli, per... ok? Però ha avuto il risultato. E io ho detto chapeau, chapeau. Allora, ma non c'è voglia... Cioè, questo è il problema. Il problema è che tutto ciò... Scusa, Marco, finisco. Tutto ciò che porta a benessere una persona, per me va bene. Ma l'importante è che non sia un cialtrone. L'importante è che faccia le cose in modo legale e nel rispetto delle persone, perché ragazzi, anche Gianni D'Aure a Napoli, il santone, non so chi sia, non voglio fare nome perché fa bene alle persone, ma attenzione, sapete che in Italia 1,5 milioni di persone telefonano ancora, lo sapete meglio di me, quindi sono d'accordissimo. Allora, purtroppo spesso la verità è anche questa. Alcune volte la somma delle cose, quindi basta soltanto un pezzettino, arriva quello, ci appoggia la mano e quello guarisce e si prende i meriti di tutto quello che c'è stato fino adesso. E altre volte la verità è anche questa, che uno si trova al momento giusto, nel momento giusto, quindi il paziente sta nella fase di guarigione, quindi ecco che qualsiasi altro tipo di trattamento in quel momento può essere efficace. Come dice Enrico, bisogna guardare principalmente al fatto che non bisogna essere dei cialtroni, bisogna lavorare in scienza e coscienza. Bravo, e quindi poi... bravo. Direi molto più coscienza, perché la scienza evolve. E se c'è la coscienza alla base, va benissimo. Io non so se voi lo conoscete questo sistema. Etica. A Genova tantissime persone comprano i cannelli di zolfo. Madonna mia! È una cosa che va per... Cioè, le farmacie vivono di cannelli di zolfo. E io non so neanche cosa fossero questi cannelli di zolfo. Le persone comprano un cannello di zolfo, lo passano sulla zona dove hanno male, e se si rompe, il cannello di zolfo ha assorbito il dolore. E io, negli ultimi 12 anni, ho sentito persone che mi dicevano: guardi, sì, è qua il problema, perché ci ho passato il cannello di zolfo e si è rotto. E io dico, scusi, ma cosa vuol dire questa? Non lo sapevo neanche. Ma sono persone che guariscono il zolfo, ragazzi, ve lo dico col cuore. Allora, guarda, Giampi, io posso dirti una cosa, no? È stato fatto un post da un collega vostro, inerente a un conduttore molto, molto potente. E questo conduttore praticamente... anche nella cucina, no? A volte veniva ad essere utilizzato anche per cucinare, tuttora viene ad essere utilizzato per cucinare. Ti dico solo una cosa, che qualunque elemento estraneo che viene ad essere applicato al nostro corpo comunque dà o riceve energia, e quindi bisogna solo sapere la quantità di energia che viene ad essere dissipata o assorbita. E credo, come ha detto Gigi, essendo noi dei conduttori di seconda specie, viene definito in termine fisico modulo e valore assoluto di seconda specie, cioè e possiamo diventare di prima e tanto di terza, a seconda della quota idrica presente all'interno del nostro organismo, noi stessi possiamo essere terapeutici e non lo sappiamo. Cioè, se vogliamo, il concetto di terapia fisica è una quota di energia che viene ad essere trasmessa da un corpo che cede a un altro che riceve. Benissimo. Quindi, perché allora il discorso che noi mettiamo dei paraocchi, no? Io da medico, da uomo di scienza, dovrei dire no, non esiste null'altro al di fuori della scienza. Invece la scienza stessa mi fa capire che c'è qualcosa che la scienza ancora non sa. Perché se noi rimaniamo ancora alle stesse identiche valutazioni, rimarremo alle colonne di Ercole, non andremo mai avanti.
Cioè, il concetto della conoscenza, della possibilità di poter pensare, noi ci siamo stigmatizzati, noi ragioniamo a tenute strane. Io vorrei che, non voglio fare pubblicità, però vorrei che la stragrande maggioranza di voi potesse vedere il film Lucy con Scarlett Johansson e con Morgan Freeman. Io mi sono letto il libro, che poi è stato modificato, dove parla di tutto, parla della conoscenza, addirittura pensa, io ho fatto un esempio banale, che per me la conoscenza assoluta è Dio. Dio è la conoscenza assoluta. E quando noi arriviamo all'ultima specie, perché poi ci sono dei concetti molto più ampi, si va nell'esoterismo, in Carl Gustav Jung e quant'altro, quando si ha la conoscenza totale non c'è più la materia. Quindi l'essenza della materia è la conoscenza. Perciò la scienza non può avere i paraocchi, perché in medicina la scienza non può essere esatta, perché io sono diverso da Marco, sono diverso da Filippo, sono diverso da Gigi e diverso da te. E non possiamo standardizzare nulla. Questo è quello che io penso. E da uomo di scienza dico, guarda, che la scienza non è esatta, non è sempre uno più uno fa due. Con questo non è che sto dicendo che l'EBM non è da perseguire, per l'amor di Dio, la nostra linea guida, ma dobbiamo aver capacità anche di discernere e soprattutto di ragionare e di pensare. E se posso aggiungere una cosa, io sono d'accordo al 100% per 1000% con quello che dici tu, e la cosa più bella di tutte è che, essendo noi conduttori, in base alla nostra intenzione le nostre mani cambiano, per come la vedo io. Cioè, se noi stiamo pensando agli affari nostri, non funzionerà il trattamento come se noi siamo lì a pensare a cercare di fare bene al paziente, proprio perché la nostra emittente radio, quella che genera la frequenza, il nostro cervello, si deve sintonizzare, per quanto mi riguarda, su un'intenzione esplicita di aiutare la persona che abbiamo davanti. Non è semplice, perché tutti noi abbiamo dei problemi nella vita, siamo stanchi, abbiamo cose, ma secondo me, se quando ci mettiamo con il nostro paziente e ci mettiamo veramente un'intenzione di amore e di bene, funziona meglio. E questo l'ha dimostrato con alcuni studi, se volete andare a leggervi, che hanno fatto in Australia, con i risultati della somministrazione farmacologica fatta con e senza preghiere. Io sono rimasto sconvolto. È vero. Il risultato è estremamente maggiore. Guardate, retro Satanas. No, io credo solo all'IBM, solo all'IBM. Ragazzi, c'è una domanda. E torniamo ai nostri ospiti. Di Eli Zuck, l'ozonoterapia. L'hai visto, Gian Pietro? Sì. La puoi dire, perché il tuo italiano è un po' migliore che il mio. Elena Zuck, l'ultima. No, di Elena Zuck non ce l'ho. Eli Zuck dice l'autoemotrasfusione. Allora, l'autoemotrasfusione. Dai. Allora, sì, l'autoemotrasfusione. In pratica, che cos'è l'autoemotrasfusione? Si prendono 300-400 ml di sangue, si ozonizzano una quota percentuale di ossigeno ozono. Attenzione, però quello che forse non ho detto bene è che l'ossigeno ozono è una quota del 99% ossigeno e lo 0,1% ozono, quindi è pochissimo, perché l'ozono ha la funzione di veicolare poi l'ossigeno all'interno dei tessuti. Non è nient'altro che ossigeno, ragazzi, quindi è un detossificante. Pensate che addirittura hanno visto degli studi, che devono essere ancora validati però, che può essere utile nel ridurre il processo infettivo nel caso del Covid. Però l'autoemotrasfusione sta avendo risultati importanti, ci sono studi scientifici in atto, soprattutto per le patologie immunitarie, per la fibromialgia sta avendo dei risultati eccellenti, sta avendo dei risultati nell'artrite reumatoide, sta avendo risultati. Cioè, pensate che se noi riuscissimo realmente a migliorare questo tipo di terapia e renderla EBM, perché c'è qualcuno qui che ha scritto, non faccio nomi, che tenso, zono, laser, tecar non servono a nulla, va bene così. Bravo. Rispetto, come diceva Beatrice Hull, che è stata l'allieva di Voltaire, diceva, io non condivido quello che tu dici, ma darò la mia vita affinché tu possa dirlo. Cioè, io rispetto che tu
non credi in questo. Io ti dico che risultati alla mano, risonanza magnetica un mese prima del trattamento, dopo 12 secondi, quindi se no due mesi, risonanza dopo, non c'è più l'ernia. Non è un miracolo, so solo che l'ozono è essicca se fatto bene, se con criterio, con determinata, e la sapienza del terapeuta e la sapienza e l'aderenza da parte del paziente stesso. Allora, c'è una domanda di Elisabetta Vale Valz, questa qua mi sembra che l'abbiamo letta, vero Gian Pietro? No, direi no. La domanda: prima di trattare un paziente, ritenete che sia indispensabile fare una risonanza? Enrico, rispondi tu. Non ho capito, perdonami Marco. È indispensabile fare una risonanza prima di trattare un paziente? Per avere una diagnosi di certezza, sì. Se c'è una radicolopatia con una sintomatologia periferica, sì. A volte anche un'elettroneuromiografia se c'è un'alterazione anche dal punto di vista lesionale neurologico. Ragazzi, non ci dobbiamo mai dimenticare che sì, il paziente ci vuol bene, siamo amici e quant'altro, ma se succede qualcosa, noi dobbiamo avere, come si dice a Napoli, la pezza a colore per dire: guarda, io te l'ho fatta fare. Pensate che una signora è venuta oggi allo studio, te lo può dire Alessandro, 3 mesi fa l'ho visitata e un collega vostro gli ha fatto radicina di Tegar a livello lombare. Io ho visto che non andava bene, ho detto: no signora, per me lei, aveva anche parestesia a sella, perdita di urina, aveva un bel po' di serie di problematiche. Gli disse: signora, per me lei non le faccio toccare proprio. Si fece fare praticamente un'elettromiografia senza dei potenziali motori a livello delle arti inferiori, aveva un meningioma di 8 centimetri e quindi non posso dire il cognome perché probabilmente può darsi pure che sia seguente, però la signora oggi è venuta con le lacrime agli occhi, mi ha ringraziato. Signora, non mi dovete ringraziare, ho fatto solo la mia passione, la mia professione. Però bisogna stare, ragazzi, bisogna avere gli occhi aperti, così. Cioè, qua facilmente trattiamo, trastiamo, cioè, io vedo cose che... Io credetemi, a volte per fare diagnosi ho una paura fregata e mi viene l'ansia, ve lo giuro, che sto con gli occhi bene aperti. E qua vedo persone che trattano chi... Vabbè. Devo dire che io quando mi capita dico sempre: è meglio un esame inutile in più che uno utile in meno. Bravo. E poi ci sta Marco Bonifacio che dice: meglio pensare prima che sospirare dopo. Lui è un filosofo, capito? Vabbè. E quando ho fatto il carabiniere e il militare diceva: meglio un brutto processo che un bel funerale. Quindi per me è un certo lo stesso. Meglio un po' manco processo, fidati. Vabbè. Vedere qualche altra domanda? C'è Francesca Daineri che fa una domanda. Dice: per il conduttore di prima, seconda, terza specie in aspetto fisioterapico. Ah, in aspetto fisioterapico, conduttore di prima, seconda, terza specie in ambito della terapia fisica. Sì, dove può trovare qualcosa? Sul libro che sta per uscire. gliene fornirò una copia a titolo gratuito, veramente. Io sono convinto che farò il libro a titolo gratuito al mondo, perché mi piace talmente tanto. E devo ringraziare nel libro Gian Pietro, peccato che voi due non eravate ancora presenti quando ho stilato il nome degli autori, però ci sono Marco Musorofitti e Luigi Pianese e Gotori. Ma ragazza, quante persone che ci stanno nel libro? Per rispondere alla collega, ovviamente sono dei concetti di fisica che puoi trovare in un qualsiasi libro di fisica, appunto, quali sono la differenziazione dei conduttori. Noi appunto, come dicevamo prima, siamo classificabili come un conduttore di seconda specie abbastanza particolare, perché quello di prima specie puro è proprio il filo di rame, per capirci, cioè qualcosa che ha una che ha delle caratteristiche che sono abbastanza omogenee. Quello di seconda specie è una soluzione praticamente in un liquido che trasmette appunto per conduzione ionica anziché appunto per passaggio di elettroni come avviene nei conduttori più omogenei. Perciò dipende dalla quantità liquida che idrica, quello che ti ho detto prima.
sì. Perciò possiamo essere primo, secondo e terza. E quindi ecco perché poi è importante conoscere, fondamentalmente io dico sempre, per, ecco perché poi qualcuno dice io non credo alla terapia fisica oppure non ci sono studi, non devi credere, quella è la religione, là puoi credere a quello che vuoi tu. Questa è fisica, è biofisica, devi studiarla, se la conosci e la padroneggi puoi poi gestirla. Ovviamente sì, ma credo perché molti lo fanno a tappeto, Luigi. Sì, sai Filippo, c'è chi non la sa utilizzare, c'è chi la fa a tappeto. Diciamo che ogni persona che entra nello studio, te care, laser, e lo sappiamo, questo è una cosa, è ovvio che se ancora oggi dici non credo alla terapia fisica, non credi alle radiografie, non credi alle risonanze, non credi alla radioterapia, hanno ragione contro Andrea Sergi, dice non farle a tappeto e business, ha ragione. Sì, quello è sicuro. Poi Filippo, non si deve fare a tappeto e business, però Andrea Sergi ha detto pure che non le crede. Cioè, vedi, il non senso sta nel non senso stesso, è un ossimoro. L'ossimoro è quando tu dici qualcosa che poi dovrebbe dire l'opposto di quello che è stato detto. Nella fase in cui tu dici che non ci credi e poi non bisogna farle al tappeto, o ci credi e non le fai, o ci credi e le fai in modo corretto, o non ci credi. Cioè, ma qua non si tratta di credere, non è una credenza, non è una... Qui è terapia, qui è fisica. Cioè, come noi facciamo a fare un esame diagnostico attraverso le onde elettromagnetiche fatte con la risonanza magnetica, così possiamo fare una terapia con le onde elettromagnetiche fatte da un trasmettitore. Cioè, questo è quello che vorrei che capissero. Cioè, qua non si tratta di modificare lo status. Cioè, alla fine, quello che noi cerchiamo di far capire è che quando facciamo una terapia fisica è sempre lo stesso processo. Cercare di accelerare i processi riparativi, di riportare l'omeostasi, di aumentare il flusso ematico, di aumentare la temperatura, che è stata fatta una classica differenza tra calore e temperatura. No, ma questo è il discorso. Questo. La gran parte, scusami, ti ho interrotto forse, la gran parte delle terapie fisiche che noi utilizziamo in riabilitazione sono nate in altre branche della medicina, ma medicina di un certo tipo, in particolare oncologico, o magari la chirurgia oculare, cioè con i laser ci fanno gli interventi oculari, o con i laser magari si tagliano le lastre di metallo, perché non può avere effetto su come trattamento fisioterapico? La radioterapia si utilizza in oncologia, voglio dire, cioè sono tutte cose che sono il litotrissore che è nato per i calcoli. L'onda d'urto. Voglio dire, l'onda d'urto, esattamente. Poi si è sviluppato qualcosa di meno potente. Tesoro, ma quando vai a casa e fa tardi e che devi mangiarti qualcosa, dove la metti? Nel microonde, certo. E il microonde che effetto fa? Tanto tempo. Processo, accelera le molecole, quindi aumenta la temperatura partendo sempre da lui. È una terapia endogena. A me proprio non mi devi convincere. Certo. No, ma non sto convincendo. E l'auricoloterapia con le fotoni, come funziona? Allora Filippo, io penso che l'auricoloterapia abbia un suo effetto. Io scherzo, ma no, per l'amor di Dio, è che no. Sì. No, Filippo, non è il fatto della fototerapia a livello di alcuni punti dell'orecchio, per l'amor di Dio, che poteva rispettare anche tutti i canoni dell'auricoloterapia. È rispetto, è attenzione. Non sto demonizzando, il discorso è questo, che non credo che un unico trattamento dopo anni le abbia fatto passare tutto, perché anche loro si sono stupiti di questa cosa, loro che lo facevano, perché è impossibile. Cioè, questo è quello che come ha detto Marco, casomai tu hai lavorato tutto, hanno fatto tutto e poi va un altro fortunato, e ha risolto. Beh, il problema. E questo è come quando uno era giovane, andava a discoteca, stava corteggiando la ragazza tutta la sera, poi c'è uno che arriva e te la prende. Ragazzi, è la vita, è vero. Va bene, ma è bon. E per quello che sono interessanti anche gli studi, la ricerca scientifica, la ripetitabilità, ma sappiamo che funziona magari un sistema 8 volte su 10, va benissimo, ma non dobbiamo abbandonare le due altri su 10. È là che ci sono anche tante cose da fare. C'è una domanda d'accordo. Per me, se permettete, una bella domanda che mi chiede come faccio per sapere se una lombalgia
ed è origine psicosomatica. Allora, la prima cosa che devo dire è che l'anamnesi, già quando un paziente ti dice che ha perso la nonna 3 anni fa, che ha avuto un shock, che deve fare della psicoterapia e che è venuto dopo delle lombalgie, diciamo che qualcosa senti, perché si chiama somatizzazione, lo sappiamo. Ma è ovvio che dobbiamo obiettivarlo un po'. E come noi, io non sono né psicoterapeuta né psichiatra, utilizzo dei test sistemici, uno di questi è il test rotatore, ma ci sono anche i test di kinesiologia applicata che ci aiutano. E non è che facciamo le psicologi, perché l'aspetto psicosomatico è un elemento in più dentro un terreno che è molto più favorevole e doveva vedere che la persona anche ha avuto una caduta sul sedere all'età dei 14 anni. Donc molto spesso questi fattori di stress, diciamo, sono dei fattori amplificatori. Non è che c'è una sola origine. Secondo me è rarissimo che c'è una sola origine. Perché lo vedo sulle sportive di alto livello, dove magari un fattore destabilizzante, ma in generale sono diversi fattori. E a un certo momento i sistemi partono in tilt. Siamo in disarmonia. E dunque l'aspetto psicosomatico in questo caso fa parte del quadro. E non curo una persona così come questa ragazza che ho visto oggi, per esempio, come curerei un sportivo di alto livello, è ovvio. E dunque c'è un approccio che è molto più soft, più gentile, una persona sensibile, eccetera. Non è che ti butti sulla zona lombosacrale e inizi a manipolare come un pazzo. Inizi con un lavoro dove vai a cercare di riequilibrare il sistema distonico, neurovegetativo. Ci Bravo. Sono tecniche vagali, eccetera. Non dimenticare che una disfunzione vertebrale crea un'ortosimpaticotomia anche. E dunque è un approccio più soft al paziente. È ovvio che se il mio pilota deve domenica fare una gara, no. Non è che gli vado a fare tecniche per calmare l'ortosimpatico, perché lui deve gareggiare, perché se arriva sulla gara che dorme, non va bene. Mi è già capitato con un cavallo di corsa, dove facevo degli esperimenti sul cranio. Il cavallo, è, lo sappiamo, è veramente sensibile a tutto questo, dormiva durante la gara. Ma è ovvio che ti devi adattare al paziente, ma vedere che c'è un aspetto psicosomatico importante, perché tutto è psicosomatico, siamo tutti dei psicosomatici, ma c'è una priorità. Donc spero che non ho risposto a questa domanda. Ho risposto in parte. Va bene, Marco. Marco, visto che è giunta l'ora che volge al desio, sarebbe bello continuare fino a notte fonda, perché è un piacere parlare con Filippo, Gianpietro, Luigi, con te e con tutti quanti. Stanno tante domande, ma non abbiamo. Marco, una domanda per te. Sì. Dorme la notte? Figlia? No. Stella? No, non dorme. Portala da un osteopata pediatrico. Comunque, posso dire una cosa per aggiungere un'ultimissima cosa con quello che diceva Filippo e per rispondere alla domanda? Sì. D'accordo che sia tutto fattore emozionale, ma la cosa più difficile, secondo me, per il nostro lavoro nell'approccio col paziente è capire cosa serve al paziente in quel momento. Perché c'è sempre una chiave di lettura che è unica per tutti i nostri pazienti. Quindi, secondo me, la cosa difficile è quello che diceva giustamente Filippo Cagliazzo, è l'approccio in base a quello che ha, ma soprattutto a quello che ha bisogno. Sono d'accordissimo. Io penso, un'ultima cosa, che la stragrande maggioranza dei nostri pazienti debbano avere un supporto non solo nostro, ma anche psicologico. Cioè, secondo me, sia nella specializzazione in medicina fisica e riabilitazione, sia in fisioterapia, si dovrebbe avere proprio una branca inerente alla psicoterapia, cioè nella psicoterapia del rapporto. Perché molte volte mi rendo conto che solo con una bella chiacchierata, per esempio c'è una persona anziana che ha detto: tu basta che mi fai un sorriso, io non ho bisogno delle medicine. Guardate che vi può sembrare che è strano e anche paradossale, ma è così. A volte un sorriso, una buona parola,
paradossale. È importantissimo. Questo è quello che... Comunque, ragazzi, bella, bella serata. Bella, mi è piaciuta tanto. Sicuramente l'esperienza ci porta poi alla lunga a essere anche psicologi, perché comunque il rapporto che abbiamo noi con il paziente è talmente tanto unito, talmente tanto intimo, alcune volte anche quasi intimo, che siete amici voi. Loro confidano tutto noi, e quindi ecco che noi siamo anche psicologi. Va bene. Grazie a tutti. Vedo che ci sono ancora più di 100 persone. Mamma mia. Facciamo Capodanno. Grazie. Aspettiamo a mezzanotte per abbracciarsi. Voi sapete io cosa faccio, no, adesso? Voi lo sapete che non mi dite niente, però se la faccio, no? Giusto? La sigla. Voi sapete che io se non metto la sigla non... Aspetta un attimo, fatemi mettere la dobbiamo mettere sì. Ancora la locandina, fatemi mettere prima la sigla per sfizia, ok, poi diciamo la locandina. Eccoci qua. Allora, prima di lasciare la parola a voi per i saluti, voglio ricordare gli appuntamenti che ci sono queste settimane sul gruppo fisioterapia e riabilitazione. Per adesso vi ricordo fino a lunedì. Domani sera, ragazzi, abbiamo Sara Tosta e avrò l'aiuto di Alberto Ferrante, Marco Bonifacio e il professore Saggini. Ci sarà il professor Tarro, il dottore Danna, presidente dell'Ordine dei Biologi Nazionale, il dottor Giampaolo Palma, contestati, contestatori, contestabili, diranno una loro opinione. E ripeterò il discorso, quello che dicono loro non è il verbo, essendo un'opinione può essere opinabile. Quindi mi chiedo gentilezza, rispetto, perché non molti la pensano come loro, però dobbiamo sempre rispettare il pensiero, quello che è diverso dal nostro. Però sono sempre persone che hanno rispetto a noi una conoscenza diversa, comunque presidente dell'Ordine dei Biologi, comunque virologo, comunque grazie a Giampaolo Palma abbiamo capito che il virus non è più quello che ci faceva paura prima. Adesso con l'eparina passo peso molecolare stiamo andando incontro a una riduzione, diciamo così, di letalità del virus stesso. Poi giovedì ci sarà sempre la consueta rubrica medicina dello sport con il dottore Angelo Cavallo, con il dottore Sirico e Mazza, ci sarà Marco Bonifacio come moderatore. Poi venerdì, altra bella sfida tra due grandi in Italia della riabilitazione inerente al tapping, possiamo definire Kenzo Case e Dave Blue i nostrani, dei noi altri, che sono Rosario Bellia e Christian Visceno.
Cristian Visciano Pasquale. Sarà una grossa. E poi lunedì, per concludere, perché poi le altre le diremo martedì stesso, ci sarà un'intervista fatta dal dottore Giovanni Di Giacomo a uno dei più grandi fisioterapisti al mondo, Todd Ellenbecker, lunedì sera. Ragazzi, questo è il gruppo Fisioterapia e Riabilitazione. Abbiamo scelto di farla tra di noi, una volta tanto è bello anche condividere delle opinioni tra amici che si vogliono bene, che tranne che per Gian Pietro, purtroppo non vedo l'ora di conoscerlo perché per il lockdown non abbiamo avuto, ma gli altri li conosco di persona, di vivo, di conviviali, siamo stati bene assieme, stiamo bene assieme. Vi ringrazio veramente tutti uno per uno e lascio la parola a Gian Pietro per i saluti e poi man mano gli altri. Io ringrazio voi, ringrazio tutti quelli che ci hanno seguiti, siete stati tantissimi in argomento, a me piace da morire, quindi mi sono divertito un sacco come al solito e ringrazio tutti, anche io non vedo l'ora di incontrare Enrico Maria, adesso appena c'è un po' di bel tempo prendo la moto nuova, vengo giù a trovarlo e allo stesso modo Filippo, Luigi e Marco, che abbraccio e ringrazio. Ciao a tutti. Vai Marco. Tu per ultimo, vai Filippo. Filippo. Ah, io sono molto breve, era molto bello perché non erano assolutamente dei approcci a confronto, erano tutti approcci complementari e penso che parliamo tutti più o meno la stessa lingua, cercando di vedere la persona dentro la sua globalità, non dico totalità perché sarebbe presuntuoso, ma cercare di vedere la globalità. E io mi auguro che la grande maggioranza di chi si occupa di curare la gente vede la globalità, senza perdere di vista anche il problema, è ovvio. Curare localmente e pensare globalmente. Buonasera a tutti. Grazie. Gigi? Saluto anch'io. Dopo la dichiarazione che ha fatto Gian Pietro a Enrico, insomma, ci sta poco da dire. Ha detto che corre in moto pure per venirti a conoscere, ad abbracciare, quindi già qui ci sarebbe poco. Ci amiamo. No, io l'ho fatto ridere, lui sa perché. Scherzo. Però te lo sei visto tutto fino alla fine? No, fino alla fine te l'avrei. Ringrazio il gruppo, ringrazio te, ringrazio pure Marco, insomma, sempre per la disponibilità e per la condivisione. Anche stasera io ho imparato cose nuove e sono contento, insomma, di vedere quanta apertura mentale c'è anche tra tutti gli altri membri di questo bellissimo gruppo. E sono sicuro che pure chi ha seguito la diretta ha imparato delle cose interessanti e ha comunque capito che, insomma, più lavoriamo in equipe, più siamo strutturati con delle collaborazioni, meglio è, sempre nell'interesse del paziente. Marco? Bene, allora ringrazio a tutti, ringrazio i relatori e sono contentissimo che questo format sia piaciuto tanto e sicuramente lo ripeteremo. È molto importante confrontarci, molto importante vedere al di là del proprio orticello, vedere anche gli altri come lavorano a differenza nostra e quindi cercare di crescere insieme. Questo gruppo è nato per questo, per la condivisione, per crescere insieme, quindi avanti tutta, davvero stiamo andando alla grande e grazie davvero a tutti e grazie a te Enrico perché stiamo facendo davvero un grande lavoro. Buona serata a tutti. Ciao. Buonanotte. A tutti. Buonanotte. 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 Buona nuit.